Buongiorno o meglio buon pomeriggio ragazzi, ben trovati in questo inusuale appuntamento del venerdì in cui andremo a fare una discreta reaction alla famiglia suricata e anche ad altro che ci sta sempre bene. Anzitutto ehm, grazie per essere qua, ben arrivati, spero appunto sarà una, una giornata anche se avosa abbastanza vivibile e niente insomma oggi si va di, di reaction tra l'altro, e... Suricata Wave, beh, bello. <ride> Altro, vedete, a proposito di Wave, avete visto, no, il eh, simpatico fonte usato nel, nel titolo. Allora, mi chiedono come sto della, della frattura. Allora, sono stato a farmi i raggi lunedì. Martedì mi hanno dato la risposta, ma fondamentalmente mi hanno detto ehm, della serie... Ah, sì, sì, si sta un po' rimarginando l'osso, chiaramente un po' rimarginato, però devi farti vedere da un ortopedio, quindi, cioè, i raggi non... Non avevano senso se non perché. Um, appunto, poi devo andare all'ortopedia e fargli rivedere. Comunque. 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 A parte questo, um, che mi è successo? Prendendo un mese fa, nulla sono caduto dalle scale. O meglio, non è, ora se dico sì, sembra che me ne sia fatte tutte rotolando. Invece, no. Semplicemente ho messo male il piede. L'ultimo scalino a casa della mia ragazza e niente. E mi sono rotto il malleolo. Così, senza passarci, pensarci due volte. Ma sì, vai. Comunque. comunque, oggi ho selezionato una, eh, una serie di video. No, eh, credo che siano quattro di Famiglia Suricata e uno di Cubi. Ovviamente, non so, penso diversi di voi se lo, se lo ricorderanno. Comunque, ehm, Fabrizio Lavezzi. Prossima reaction alle squame. Sto cercando di scoprire, iso. l'ho detto Fabrizio, eh. quelle squame del Brachiosauro non si devono vedere. Fabrizio è la, 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 la mano dietro ai modelli del video sul Liguanodonte e sul Tirannosauro E anche dei prossimi, ne stanno lavorando altri Insomma, eh Dato un piccolo spoilers un Piccolo spoilers Comunque, volevi fare più quarantena e mi sono rotto apposta Non solo, non volevo laurearmi perché poi non mi sono laureato prima della quarantena Perché non potevo andare al, al museo ma dopo che è tutto aperto, ho detto, ma non ci voglio comunque andare. Quindi mi, ci potrei andare adesso che è di nuovo aperto il museo. Mi rompo così rimandiamo ulteriormente la, la, la laurea. Non si sa quando, perché poi d'estate i relatori non ci sono. E quindi andiamo ancora più in là. Cioè. Così, così, niente. Allora, ragazzi, direi di pautive. Direi di partire con il eh, primo video. Io, ovviamente, mi. Lascerò qua finché non ho un secondo schermo ma poi quando mi trasferirò tutto quanto ce l'avrò tutto quanto e saprò, sarò ben fornito ma per ora ahimè ce la mettiamo Ce la, ce la dobbiamo tenere così, un attimo, quindi vedrò la chat da, da telefono Allora, su cosa la fai la laurea? Su Liguanodonte Piccola cosa interessante Allora, direi di partire con... L'animale con i denti più spaventosi al mondo È Già qui ragazzi In realtà allora, dovreste sentire un pochino già l'audio Perché ieri di Cogliate Peter Peterson Si sentiva, doveva sentire abbastanza bene Quindi eh, Si dovrebbe sentire Comunque adesso un attimo che Provo a far partire E mi dite se sentite l'audio Ogni specie di animale è caratterizzata da una tipica forma dentale, di cui esistono varianti, a volte a seconda dell'individuo. Tuttavia, è curiosamente, i denti degli animali a volte assumono forme particolari e complicate. Ok, si sente. Questa è una morena. Va bene. ...che non sono più quelle di semplici organi di presa, come nella maggior parte dei vertebrati. Da questo punto di vista, il mondo animale ci riserva molte sorprese. Che intende però che i denti non sono organi di presa. Cioè, un buon... No, ben capito. Cioè. Tanto che sono unici nel mondo, Si sente un po' basso. Facciamo un altro po'. Vai. Soprattutto Ah ecco Nul Sam comunque famiglia sorvegliata traduce video di canali francesi Ok eh, no, Allora, delle volte abbiamo uh, trovato delle, delle palesi traduzioni letterali dall'inglese che in italiano non, non, non tornano uh, Per esempio che ne so Bull Elephant che sarebbe cioè Bull si intende il maschio diciamo Adulto dell'elefante solitario, eh, che ha tradotto elefante toro per intendersi, ecco, in realtà non, non si traduce così. Però appunto, eh, però, appunto perché me ne rendo conto, anche perché è inglese, in francese non sapendolo, non. Eh, non. Eh, insomma. non lo so, però è buono a sapersi. Ho oh, un Paiara, così a caso è più che sconcertante, non so, ovviamente. Tanto quello lì con Share c'ha una buzza, mi sa idropota che. Idropota è un mammifero originario dell'Asia. Parte... In che senso l'idropota? Non è un mosco questo? Se io cerco idropota, non, non trovo idro idropote. Nome della specie è Idropotes inermis. Ok. Ok, va bene, ok. Allora ora, ora va bene. Ma ah, buono, devo tranquillizzare, perché sai non so mai cosa traducono, cosa non traducono, non mi ricordavo il nome scientifico, quindi... La dei cervi. Anche se... È ancora parecchio basso, allora aspetta, si alza un altro po'. Vai. Assomiglia più a un topo muschiato che a un cervo. Un topo muschiato? D'acqua o cervo di palude. Infatti a causa della sua dieta questo animale è presente sulle rive dei fiumi topo e... Un muschiato cosa? Della Cina e della Corea. È un cazzo Una di roditore, non dato la differenza che l'unico membro della famiglia dei cervi che non porta le corna sulla testa. Il maschio... Dove le porta? In ha bocca I canini molto pronunciati, simili a quelli delle tigri dei denti a oh, sciabola. Ragazzo. A differenza della tigre dei denti Mi a sciabola, che usava di... principalmente per la caccia, i canini... Dei si li lanciava tipo boomerang solo per sedurre le femmine durante la stagione degli amori. Questi canini possono essere Combatti lunghi a 70 centimetri e sporgere di circa 5 verso l'esterno quando la bocca è chiusa e purtroppo la specie che si sta attualmente sviluppando è un pericolo per l'uomo perché è selvaggia, aggressiva e molto spesso mortale quando viene attaccata. Cosa? Ma che cosa vuol dire? La specie si sta sviluppando? Cioè che cosa? Questi sono mortali e aggressivi per l'uomo? Inoltre i coreani ritengono che il suo morso sia letale. I coreani ritengono che il suo morso sia letale. A parte che ha detto un cialle corna. Se ricordiamo le corna dei cervi non sono corna ma sono palchi. Che è diverso. Non è osso con chiratina somma ma è osso punto. Ma poi... È vero che non ha il... Eh, il... eh ok, aspetta. Idropotesi inermis, capriolo d'acqua. Il palco non ricordo. Sono privi di. Entrambi i sessi sono privi di palchi e va bene. Ma questo non è un cazzo di idropotesi. Eh no. Cioè, Eh, quello mi sa che è un'altra cosa. Oddio, che cos'era? quello mi sa che sia un Montiac, esatto, è un Montiac questo, non è un Hydropodes, va vale a caso. Così. Il Promacoteutis sulcus soprannomino. Le CH ragazzi non li garbano proprio, eh? Non li garbano proprio. Si chiama Promacoteutis sulcus. Che a volte lo condividono per dire, ah, la stella marina con denti. In realtà non sono denti, come vedremo anche se di sicuro lo dirà. E, e non è una stella marina, è un calamaro. Andiamo avanti, Promacio Teutis. Minato il calamaro dai denti umani è una specie estremamente rara di calamaro. Questa nuova specie rara, è stata boh. scoperta dagli scienziati nel 1971 in seguito a una missione di esplorazione. So. Dallora da l'entissimo femminile essere, perché... catturato nell'Oceano Atlantico meridionale a quasi 2000 metri di profondità è stato l'unico ad essere nelle mani della scienza. Di conseguenza okay. questo singolo esemplare costituisce una nuova specie di cefalopodi. In generale i calamari hanno un becco potente utile per rompere i gusci degli animali di cui si nutrono Solo che il Promacio Teutis sul Cos'è sistema... questo? Che roba è? A avere due De, filetti... Di un inktober preso da chissà che artista. E ovviamente fributtato senza, senza Senza citarlo, ovviamente. I denti simili a quelli degli esseri umani. In realtà sono piccole labbra circolari ripiegate su se stesse. Uh, attenzione! Mi ha stupito sinceramente. Ha detto che non sono denti, ma sono delle pic ho detto, piccole labbra circolari ripiegate su se stesse. Sì, sono, sono delle. È, è tessuto carnoso. E dentro c'è il becco appunto. Che è quello che hanno, no? I cefalopodi. Ah oh, vabbè, ok. Il paiara, detto anche vampiro, è una specie: vampiro. Piagna, vampiro, semmai Non vampiro, sembra. Un specie d'acqua dolce della famiglia dei cionodontidi <ride> cionodontidi. Ciononostante dontidi, com'è la famiglia del Paiara? Scommesso se un CH Paiara 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 fish Cazzo non me ne frega nulla Delle, delle altre robe Cino ah, Cinodontidi Ok Allora proprio sbaglio Ha detto cionodontidi Come se fosse CHO Invece no, è C no, D'accordo no. bello Sta a guardare Ehi hey, bell'uomo <ride> Senti un po' Tu lo mangeresti Un pasto liofilizzato Dicevo Che ne diresti Di una carbonara In pastiglia ci siamo stancati della solita roba, Sono vogliamo piccolo, qualcosa di nuovo volta. e fresco. Svegliati, corri subito in un pet shop e parla. sta baia. Lui è terrorizzato, giustamente. Se si inizia a parlare un cane, 100 italiana. che Cioè mi sarei cacato. Che è senza addosso. In teneri bocconcini giaccotti di pollo, tacchino e suino. No, è il nostro prodotto. Bastava dirglielo nella loro lingua. Che prodotto dell'anno. Questo pesce originario Vabbè. del Sud America è molto impressionante per le sue dimensioni, molto. ma soprattutto per la sua fisionomia. Infatti gli esemplari Buoh. più Partì grandi caso, possono misurare quasi 120 cm e pesare fino a 18 kg. Anche i denti sono una caratteristica sorprendente di questo predatore a diversi. Denti molto affilati. Tra cui la molto di e sorprendente. Oltre 5 cm i incisivi in che è l'orgoglio di questa aspetto. L'orgoglio. Di, di esta specie. Tiro. Quando la pajara chiude la bocca, il questi paiara. I due denti sono posizionati in tasche nella mascella superiore, il Paiara li usa più spesso. Ecco, vedi, per mascella superiore lo dicono sempre, 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 perché in inglese c'è upper jaw e lower jaw, ma non è che c'è mascella superiore e inferiore, c'è mascella che è quella su e mandibola è quella sotto. Mascella inferiore è sbagliato, mandibola preda ...per poi divorarla. Inoltre, l'osso della bocca del paiara si, si chiude istantaneamente quando tocca una preda come riflesso del suo sistema nervoso. Di conseguenza, il paraia è capace paraia. di... Paraia! L'ho sbagliato! Il paraia! ...questa specie è comunque molto popolare per la pesca carnivora nei fiumi della... La Mazzania. pesca carnivora? Che cazzo vuol dire? <ride> la pesca carnivora? Vabbè, ok... Questa è in realtà è una specie di squalo molto antica, poiché vive sul bordo dell'oceano. Sul bordo dell'oceano, perché ricordiamo delle... la terra è piatta e quindi, ovviamente, l'oceano ha un bordo. Dopodiché, se ci arrivi con la barca, caschi nello spazio. Prima cadi, e poi a un certo punto, quando esci, diciamo, dall'atmosfera, che c'è anche che ricopre un po' tipo la terra, poi va, galleggi. Ok le più incomprese e raramente osservata. Con il suo corpo lungo, metà squalo oh, e metà serpente, questo squalo da incubo è stato riscoperto Dai, da scienziati a 700 metri di profondità al largo delle coste della Freelek, grazie mille per, per l'abbonamento a Twitch Questa Prime. Grazie mille, benvenuto o benvenuta. I disposti su 25 file che ne rafforzano l'aspetto mostruoso. Ma ha detto come questo si chiama, tra l'altro. Utile per divorare le sue prede che Lo di solito sono polpi e piccoli squali, ma come il resto della sua famiglia, le sue masche Estremamente flessibili Braccio. gli permettono di ingoiare anche grandi prede può anche essere lungo fino a due metri. Le murene Aspet sono Scusami. spettelle estremamente flessibili. Le sue mascelle estremamente flessibili gli permettono di ingoiare anche grandi prede, può anche essere lungo fino a. Le sue mascelle, fortemente flessibili, gli permettono di ingoiare grandi prede o anche di essere lungo tot. Cioè, quindi lui è lungo grazie alle mascelle. Ok, perfetto. Mi hanno detto un attimo, ragazzi, che eh, ci sono molto alti gli alert. Quindi li abbasso, le notifiche sono molto alte, quindi li abbasso un attimino. Strano perché in realtà, mh, boh, io li avevo già abbassato, non dovrebbero esserci problemi, però se me lo dite. Ok. Le murene sono specie di pesci appartenenti alla famiglia dei murenidi. La loro dieta è composta principalmente da piccoli pesci, polpi ah. e granchi. Ah, Questi pesci hamburger. serpentiformi hanno denti impressionanti e i denti sono rasoi affilati che possono infliggere lacerazioni. Hanno denti impressionanti e i denti sono rasoi affilati e possono infliggere, in... in si dice zioni profonde e gravi. dei denti. Le murene hanno una seconda uh, posteriore della gola che afferra la preda e la trascina verso il tratto digestivo se lo stato dei suoi denti. Scusa, <ride> scusa. Perché è in fase di pulizia e perché le murene usano i servizi di pulizia dei gamberi o dei pesci che entrano nella bocca. La puliscono divorando i rifiuti che si trovano. Il movimento continuo della mandibola come meccanismo di respirazione. Conferì. Se non è una pubblicità su cani parlanti, la schippiamo, eh? Perfetto cosè su Ok, vabbè. Cioè. loro un aspetto aggressivo. Interessavamo le. le non sono placide, anche curiose e amichevoli, soprattutto perché non hanno veri predatori quando raggiungono l'età adulta, le Beh, non ha fatto vedere però l'immagine del coso delle, delle fausci faringe, però vabbè, comunque, insomma. Buonanotte, buonanotte. Eh, Ah, ovviamente, eh, cos'è la talpa nuda? Non è una talpa, le talpe sono parenti dei toporagni. Questo è un roditore, quindi parente dei topi e dei ratti. Ecco. Il mammifero appartiene all'ordine dei roditori, vivendo esclusivamente nel sottosuolo. Questo mammifero vive in gallerie sotterranee, nelle regioni aride dell'Africa orientale. Anche se, vabbè, lo chiamano Mole Rat perché è un ratto che sta sempre sottoterra come le talpe, però a volte viene. insomma, talpa nuda non va bene, ecco. Se mi. Se lo chiami ratto talpa, sì, ma ratta, ra, talpa nuda no. Tale e raramente viene in superficie. Con la sua pelle senza peli, traslucida, i denti sporgenti, questo mammifero non si mostra a suo vantaggio. Ma dietro il suo aspetto piuttosto ingrato. In che senso non si mostra a suo vantaggio? Che, che vuol dire? Per via dei miei denti non mi mostro a mio vantaggio. Ben capito sta cosa. I toporagni non sono topi? Mi hanno ingannato. No, non sono topi. I toporagni sono sori Parenti delle talpe, prima erano in realtà um, raggruppati nel macro gruppo degli insettivori dove c'erano anche i ricci, in realtà i ricci sono un'altra cosa, ora sono divisi. E, um, il gruppo dei soricomorfi sono appunto toporagni, talpe, il Potamoga. adesso non ricordo male, insomma queste cose qui persino ripugnante, questo piccolo roditore ha alcune sorprendenti peculiarità. Nella famiglia dei roditori è di gran lunga il mammifero con la più alta aspettativa di vita, cioè 30 anni invece di 2 no, o 3 per i topi. Il ratto talpa nudo ha enormi denti ricurvi e prominenti che gli permettono di scavare tunnel nella terra, oltre a forti muscoli. Tra l'altro, cosa veramente interessante, sono gli unici mammiferi assieme ad un'altra specie della loro famiglia che però non è Glabra, ad essere eusociali, cioè hanno un'impostazione eh, sociale uguale a quella delle vespe, e delle formiche, delle api, insomma degli imenotteri eusociali, degli insetti eusociali, fighissimo. Cioè, una coppia riproduttiva, e gli operai, tra virgolette, che in questo caso non sono ovviamente tutte femmine, sono sessimisti, eh, fanno le cose tipo curare i piccoli eccetera della coppia riproduttiva, mh, mh, trovare, trovare il cibo, ampliare le gallerie, però non si riproducono. Oh, stranissimo. Lari, tuttavia, raramente si comporta in modo aggressivo nei confronti dell'uomo. Eh Anche perché quando cazzo Il Pesce lo incontra... pappagallo Gobbo o Bolbo metopon muricatum. È un membro <ride> della famiglia degli Scaride. Questo pesce S è demersato. Sca vabbè, ha usato. Ha usato la, 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 la dicitura latina. Scarid, scaride. Però, insomma. Mh... O dici della famiglia Scaride, o dici della famiglia degli Scaridi italianizzato, secondo me, però vabbè. Pale Marino è l'unica specie del genere. No, Pale Facilmente riconoscibile, può tuttavia essere scambiato per un Napoleone. Prende il nome dalla protuberanza. Non un pesce Napoleone, attenzione, è eh? un Napoleone, cioè buona parte proprio. Frontale dalla composizione. O meglio, non tutto. Buona parte della mascella in un robusto becco risultante da una fusione tra i denti. Come regola generale, i relitti sono apprezzati da questo animale per la sua dieta, composta da piccole alghe e polipi contenuti nel corallo. Non solo il pesce pappagallo che si avvolge in un bozzolo oh, per dormire lontano dai pescatori, ma trova anche nei relitti un rifugio tranquillo per prosperare con i suoi simili. Poi, sebbene la sua bocca sia piccola, nasconde denti devastanti, duri come quelli dello squalo, che gli permettono di schiacciare i Duri corallo, come i denti. Di, di È di composta suo. da potenti incisivi saldati in quattro piastre dentali. Usando le sue potenti mascelle, il sia. pesce pappagallo gobbo raschia costantemente il corallo per trovare le alghe verdi di cui si nutre. E ingoia frammenti di corallo per aiutare la digestione. E poi vedete, sta roba, nuvolaccia qua: sono le loro cagate che praticamente loro masticano, il cioè sbriciolano il corallo o i denti. Mangiano non solo appunto le alghe simbionti dei coralle e quelle ci sono sopra, ma anche poi i polipi, effettivamente ci sono dentro il corallo. I coralli sbriciolati li ricacciano. E fanno queste ovviamente cacate nell'acqua polverose, bianche, eccetera. Questa fine, diciamo alla fine carbonato di calcio perché di quello sono fatti gli scheletri dei coralli. Viene poi effettivamente portato a riva e ci sono delle spiagge che sono bianchissime e sono fondamentalmente fatte dei, di coralli sbriciolati dai pesci pappagallo e poi ricagati e poi portati e sedimentati sulle spiagge in baie tranquille. C'è una spiaggia. Narvalo, unicorno marino è una Unicorno di marino famosissimo. Ah, dei... questa qui questa qui è un'illustrazione di peppermint narval, eh. Ovviamente non è quotata, ci mancherebbe altro che do dei crediti a un artista, Timido e vive nei giri di mari dell'Artico, il narvalo rimane uno degli animali marini meno conosciuti dall'uomo. Il corpo di questo animale è allungato da una difesa poi, frontale. Uno degli contorta. animali marini meno conosciuti del, dell'uomo, non lo so. Proveniente niente dall'incisivo superiore sti, sti, sti sinistro, sti. che può eccezionalmente. Ste considerazioni. Di... A caso. Sconfiggi il goblin. No, non lo voglio sconfiggere il goblin, a me i goblin stanno simpatici, forse siete uno stupido. Eh? Durare fino a 3 metri di lunghezza. In linea di principio, questa appendice è prerogativa dei soli maschi. Recenti scoperte sì. mostrano che questa appendice ha la funzione di organo sensoriale estremamente sensibile. Inf Se Infatti, questo dente, a lungo considerato come un'arma, contiene circa 10 milioni di terminazioni nervose che partono dal nervo centrale situato nel cuore del dente. Di conseguenza è in grado di determinare le variazioni di pressione, le variazioni di temperatura. Sì, però anche lì. Se fosse così fondamentale a livello sensorio, per la sopravvivenza dell'animale, perché non ce l'hanno anche le femmine? Cioè, invece è molto raro che le femmine abbiano il dente. Il dente che si protrude, quindi insomma. ...e i livelli di salinità nell'acqua, ma comunque il narvalo potrebbe usare il suo corno per rompere blocchi di ghiaccio. La tartaruga a dorso di pelle è una specie di tartaruga. Ecco, avete presente quando vi dicevo. Sì, sì, a volte traducono letteralmente i termini, eccetera. Ecco, qui c'è. Un esempio palese. Questa qui la chiamano la tartaruga a dorso di pelle. In italiano si chiama Tartaruga Liuto. In inglese si chiama Leatherback Turtle. E infatti lo hanno chiamato Tartaruga a dorso di pelle, ovviamente. Tanto, spoiler sul video della prossima settimana. Ci sarà anche lei. Che è citata negli eventi. Nei. Nei. Insomma, sul perché, diciamo, ha il guscio. Il guscio molle. Perché non ha... Non è, diciamo, un guscio coriaceo il suo. Ha la consistenza cuoiosa, appunto. Per quello si chiama leatherback. Nel suo caso, spoiler, è per un discorso probabilmente legato alla termoregolazione. Tartaruga della famiglia Poi, ovviamente, la grande, delle ovviamente. specie comunque, di tartarughe marine no. del mondo. Eh, che... però. Sì, la più grande delle sette specie di tartarughe marine. Però ricordiamoci che eh, lei ha una, una famiglia a sé, della quale è l'unica rappresentante. Le ha, tutte le altre tartarughe sono un'altra famiglia, quella dei Chelonidi. Ma, che insomma. alcuni individui possono raggiungere il peso di una tonnellata per 3 metri di lunghezza, cioè una convergenza evolutiva diciamo, ecco. abita tutti i mari caldi del globo eppure della... è l'unico che può avventurarsi nelle fredde marine. acque del nord e del sud del globo, se l'assenza del carapace osseo rimane una caratteristica di questo animale è comunque privo di denti come tutte le tartarughe marine, d'altra parte ha un potente becco corneo e il suo esofago è coperto di spine taglienti la lunghezza di queste spine cheratinose varia a seconda della loro posizione da 8 mm eh, a 5 mm Denti, quindi e, sono e spine secondo gli scienziati l'inclinazione verso l'interno delle spine dorsali assicura la triturazione e l'agitazione delle prede assicura l'agitazione delle prede un meccanismo complesso e consolidato <ride> che Vabbè. permette all'animale di nutrirsi in modo rapido ed efficiente di questo passo questa tartaruga marina gigante può assimilare ogni giorno fino al proprio peso in meduse il regno animale è certamente impressionante in termini di forme di vita Guarda questo animale per esempio la gelada, ecco la, gelada. Sì, gelada. la gelata o Ge La gelata, terapia. la gelata è quella che ti su in Nespolo a marzo Quando ancora non è caldo e ritornano sotto zero le temperature random Questa si chiama gelada La della dei Ma queste terapia. sono scime sudamericane, ok, vabbè ...finale dei teropitechi questa grande scimmia è unica sotto molti aspetti, almeno per soprattutto perché è l'unica completamente erbivora, mentre i suoi antenati... Scimmia completamente erbivora ce n'è tante in realtà tempo abitavano quasi tutta l'Africa e l'Europa meridionale, questo primate oggi confina la femmina del gelato, esatto, nelle scarpate Renibri. agli alti piani Il maschio di questa specie è facile conoscibile no, per gli etiopi, no? Crossout è un gioco d'azione gratis online in cui puoi costruire e distruggere, costruire e distruggere. No. assembla oh. macchine da guerra usando centinaia di confini. Possiamo costruire e distruggere. E assembla scimmia da Queste guerra. Le caratteristiche sono il motivo per cui viene chiamata la scimmia leone. In effetti i canini di questo primate sono molto sviluppati, poiché i gelada vivono in bande di diversi harem composti da un maschio dominante e diverse femmine, le sue forti zanne gli permettono di difendere il suo gruppo contro i predatori ed eventualmente contro altri maschi più giovani. Con la mascella esposta mette in pericolo i suoi rivali, ma se l'atto minaccioso non è sufficiente infligge ferite mortali. È chiaro che la natura non ha viziato tutti. Per quanto brutti possano sembrare, questi esemplari Guarda, strano te. ne sono la testimonianza. E a giudicare dall'aspetto dei denti devono essere tra i più terrificanti dell'inconscio collettivo. Eh, allora, quale di questi è terrorizzato di più? Terrorizzato, ma perché terrorizzato? Ciao, amici. Questi animali hanno comportamenti strani, ma spiegati dagli esperti. Passiamo al prossimo video. Non ce ne pentiremo. Oh. Sentiamo spesso parlare di animali che sono strani o che hanno talvolta atteggiamenti strani che possono lasciarci perplessi Eppure questi atteggiamenti sono assolutamente naturali, benché insoliti Alcuni animali adottano dei comportamenti sì, completamente strani ma di una così grande importanza Ad esempio, sai come fanno le mantidi religiose per accoppiarsi? Perché i gatti amano mangiare erba? Oppure come fanno i delfini a sentirsi bene? Bene, mettiti comodo, ecco 10 animali dai comportamenti strani e insoliti Thank you. Se hai un gatto in casa Hai senza dubbio già notato a più riprese Che quest'ultimo ama mangiare erba Non preoccuparti Il tuo gatto non ha nulla di anormale Benché siano degli animali carnivori Un I gatti mauroso. non rinunciano a masticare talvolta erba E questo per un buon motivo Infatti queste piante recitano un ruolo Sul loro recitano apparato digerente apparato apparato E aiuta anche a vomitare Elementi che non hanno potuto essere digeriti Come i resti delle loro prede le Oppure gatto, le piccole sì. palle di peli che mandano giù Mentre si lavano Inoltre questo vuol dire può ti aiutarli fa anche a completare la loro alimentazione grazie ai nutrimenti che i gatti non hanno i recettori del del biebe, dolce, leggevo su addomesticati, che essendo ipercarnivori, hanno perso perché i cani si ce l'hanno e, e sono molto particolarmente questa il video sulla domesticazione dei gatti, eh. il video a specchio ti giuro perché per via del copyright o ad adattarsi al loro Ambiente, se sono stati appena adottati, per esempio. Per sedurre la femmina, alcuni animali hanno pratiche talvolta estremamente sorprendenti e ripugnanti per noi umani. Poi ci hanno quest'uso di questi, questi quest superlativi estremamente sorprendenti, ragazzi. Madonna. Pino ad esempio. Cioè, In modo molto particolare. per avvisi. accoppiarsi. Quando ha finito per sfregare il suo muso contro quello della femmina, <ride> mm. il maschio passa alla fase successiva che consiste nell'urinare sulla testa di quest'ultima. Puoi proprio immaginare a cosa può somigliare. Scusate, pensateci. Voglio dire molto che l'urina del porcospino ecco, contiene sostanze. Ecco, allora, qui c'è proprio l'errore. Cos'è? Perché... No, mh, di per lì non la, me ne ero reso conto, ma questo qua che cos'è? Questo è un... È un... Un istrice sudamericano, credo si chiami Ursone se non ricordo male. Comunque, non mi ricordo se sta solo in Sud America. Comunque, un istrice del Nuovo Mondo, siamo Ursoni. Prima abbiamo visto dei ricci. Infatti, questa cosa dell'urina, a me del riccio non mi tornava perché me la ricordavo che fosse più vera. Ora, non so se li pisciano proprio in, in faccia, però, ehm, che ci fosse questo discorso dell'urina durante l'accoppiamento. Me lo ricordavo nei, negli istrici, che in inglese è porcupine, quindi quelli sono i porcospini. Edgehog è il riccio lui ovviamente ha detto porco spino e ha fatto vedere il riccio ma intendeva gli istrici, ovviamente gli istrici sono roditori, eh, nel senso E quindi sono proprio un'altra cosa rispetto ai ricci un echidna, perché sì, dai mettiamocelo un'altra roba a caso che non c'entra un cazzo con quello di cui stiamo parlando la perché no Così, se quest è questo non c'entra un cazzo, È proprio un altro gruppo di mammiferi proprio partner è parente all'ornitorino le... poi vabbè il discorso dell'urina in realtà lo usano tanti animali perché mh, la assaggiano anche per esempio l'urina della femmina se non ricordo male i cervi per capire se 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 è, è pronta ad accoppiarsi roba del genere insomma le capre sono animali che non sono abbastanza intelligenti queste belle creature sono persino perché? intelligenti e possiedono le apre non, non sono molto intelligenti ma queste creature sono persino molto intelligenti ha cioè, proprio un italiano strano non so come? Bene, per difendersi contro i predatori, oppure per evitare un pericolo qualunque, le capre, specie quelle che sono addomesticate, hanno un metodo tutto loro che è particolarmente fine. Capre... Infatti non esitano a fare finta di essere svenute. E no, non è uno scherzo. Quando sentono il pericolo il loro corpo si irrigidisce e cadono sul lato, oppure sulla schiena, mantenendo le loro quattro zampe sostenibile. È tipo in aria. tanatosi, credo, credo numero, cosa. Le belle capre Tempo fa di sicuro il pericolo. <ride> smusato, non solo a te piace indossare un pigiotto è infilarti nel tuo letto per dormire. Questa pratica esiste anche nei ah, okay. pesci, specialmente nel Capito, pesce pappagallo. Quando è notte, questo grande pesce scivola nel suo letto caldo per dormire. Il letto caldo, caldo del pesce pappagallo, anche dove dorme a caldo. Si tratta molto semplicemente di un muco che il pesce uno, pappagallo eh? è in grado di creare non più di uno, un muco. Grazie a ghiandole durante almeno una trentina di minuti. Dopodiché questo muco lo avvolge completamente, il che lo protegge contro qualsiasi pericolo, ma anche contro i parassiti notturni che vivono nei Altro fatto... <ride> Lo protegge contro qualsiasi pericolo. Ma anche contro i parassiti notturni. Hai già detto qualsiasi pericolo. Riguardo questo, pesce, è in grado questo è l'altro di di sesso. Infatti, il pesce pappagallo è un ermafrodite protogino. Vale a dire che è una femmina. <ride> è un ermafrodite protogino. Allora, si dice. A parte, non me la ricordavo, stato del pesce pappagallo. Vabbè, quello è il problema mio. È un'ermafrodita. Siccome è al singolare ermafrodita, proteroginico Cioè vuol dire sono quegli ermafroditi sequenziali. Sequenziali vuol dire che cambiano sesso durante la vita. proteroginico perché nascono femmine e poi a un certo punto diventano uomini. Dentro maschi, insomma, ecco. Questo è il discorso. Protogeno, ragazzi. Nitrogeno, va veloce. Emina può diventare maschio invecchiando. Sì, okay. Questo cambiamento di sesso irreversibile che può accadere mesi o persino anni dopo la nascita del pesce pappagallo si verifica in caso di necessità. Tra l'altro, questo fenomeno qui consente di equilibrare il rapporto del sesso dell'ambiente nei pesci pappagallo. Conosci il geco, questo piccolo rettile che fa parte della famiglia delle lucertole? Se non ti insegno nulla di nuovo, sai invece qual è la tecnica che utilizza per proteggersi in caso di pericolo? Probabilmente non la conosci. Se la lucertola si libera della sua coda quando viene attaccata in modo da distrarre... E lo fa i suoi anche il geco? Il geco invece si libera delle sue squame. No, e già allora. Non esita a spogliarsi velocemente per fuggire dal pericolo. Allora... In realtà quella cosa del geco, della coda, la fa, la fa anche i gechi. È questo particolare gecko, immagino, aspetta, eh Cerchiamo un po' Scaly less gecko Eccolo Che roba è questo? This gecko, ok Gecko Lepis, Mega Lepis, si chiama Però, appunto, è un gecko in particolare, capito? Non è che tutti i gecki lo fanno, assolutamente no Completamente nudo può quindi nascondersi facilmente dopo aver lasciato le sue grandi squame tra gli artigli o la mascella del suo predatore Questa tecnica sorprendente è stata osservata da scienziati in nuove specie di geco che sono state scoperte recentemente in Madagascar sì, Ovviamente ah, il geco so, non tarderà estremamente... a ritrovare la sua armatura perduta perché nuove scaglie ricresceranno sì, siamo... a livello allora, della sua Allora, le scaglie pelle. sono quelle dei pesci, le squame sono quelle dei rettili È proprio una cosa in biologica diversa Poco dopo Prima di proseguire il nostro video, sai qual è il più grande mammifero marino del mondo? A. La megattera B. Il capodoglio C. La balenottera azzurra Se sei un grande appassionato del mondo acquatico e degli animali marini, saprai di sicuro la risposta esatta che ti sarà data alla fine del video A Cipigna, devo aspettare la fine del video E voglio cani parlanti nelle pubblicità A scuola con il cervo, però c'è sempre comunque un animale Ah, no, non ci sono cervi, mi hanno mentito. Si dice che quando un uomo ama una donna perde la testa per lei. Ovviamente una metafora, ma tra le mante di religiose questa espressione è vera e non è un modo di dire. Di scolaccio. Questo grande insetto verde dalle zampe lucide, sessuale, strana e unica al contempo. Brigante. Infatti, per poter riprodursi con il maschio, la femmina deve innanzitutto poterlo privare della sua testa. No, allora, Non è storico. che, cioè, non è che gliela mangia prima, sennò è chiaro, e muore prima che cazzo ci senso ha? e la mangia durante la copula questo fa sì che la copula sia più efficace perché toglie diciamo alcuni recenti nervosi che fungono da freni inibitori se non ricordo male che sono situati nel capo e anche perché poi a quel punto l'organo sessuale maschile fa, cioè, si stacca poi lo mangia, lei lascia il corpo però l'organo rimane intrappolato nella, nel gonoporo femminile e previene diciamo, altri maschi dall'accoppiarsi con lei diciamo, mettiamola così Sessuale, realtà, sì. come lo chiamano gli scienziati, Poi non è detto ne sempre che lo faccia, per esempio in cattività, e ho letto e se viene, anche di aumentare le ovviamente... Di la cosa ancora più sorprendente è quella che il maschio è ancora in grado di fecondare le uova della femmina perché i nervi del suo addome funzionano ancora per qualche istante, così il maschio è ancora in grado di accoppiarsi anche se non ha più la sua testa. Cosa sai riguardo l'orso, oltre al fatto che vive nelle foreste, che si iberna in inverno si e si... Iberna, si chiude in un frigorifero. <ride> pazzo per il miele. Bene, l'orso, E in particolare l'orso nero, è un ottimo arrampicatore di alberi. Eh sì, un ottimo arrampicatore sociale. Pesante, l'orso nero è molto abile e questa abilità la deve ai suoi artigli ricurvi, al suo peso leggero che oscilla solitamente peso tra i 225 kg in età adulta. L'orso nero impara a salire fin dalla sua più giovane età, ma sai perché sale? Bene, molto semplicemente per cercare cibo oppure per fuggire da un pericolo. Talvolta mm -hmm. sceglie di rilassarsi su un albero e fare un bel pisolino all'ombra degli alberi senza essere Disturbato. Tuttavia stai attento, se un bel giorno passeggi in una foresta e ti imbatti oh, no, a faccia, faccia con un orso nero, non ti azzardare mai a salire sull'albero più vicino, perché? Bene, perché <ride> questo animale simpatico da. non esiterà un solo secondo a seguirti e a salire dietro di te. Cosa? Conosci il <ride> con Ah, nel senso. A caso, vabbè, ok. Cioè, se lo incontri ti attrappi ti, ti sale dietro, non no, c'è cioè, questa ok. Ma mi avevi promesso degli esperti in questo video, ma c'è più piccoli così. che esistano su questo pianeta eppure... no. eh. L'uccello più piccolo esiste in questo pianeta E il dinosauro più piccolo mai vissuto è una delle specie animali che coinvolgono ancora Non è una specie, sono scienziati del mondo intero. Innanzitutto c'è il fatto che questo animaletto di cui la dimensione non supera quella di una noce è molto no, veloce a causa del grande numero cioè, di battiti delle sue ali. Infatti le ali del colibrì possono battere fino a 100 volte al secondo, Questa cosa che una... 100 in volte al secondo non me lo ricordo questo sinceramente. questo uccello difficili prima dell'arrivo delle nuove tecnologie. Inoltre possiede un cervello molto più grande rispetto al suo piccolo corpo che misura comunque il 4,2% del suo peso, ma a parte ciò, il Colibrì possiede un atteggiamento decisamente strano che lo distingue da altri uccelli, compresi i okay. più grandi tra loro. Infatti, il Colibrì è l'unico uccello al mondo che è in grado di battere le ali al rovescio. Non soltanto questo uccellino batte le sue ali. Cleopatra è una donna che ha cambiato oh, la è storia. Albertone, Albertone, come fa a schippare? Crec è una pubblicità. donna moderna, proiettata nell'antichità. Allatta un figlio, Suo di siede su un trono, parte, parte in, in guerra, guerra eh, riesce esatto. a sopravvivere, a sopravvivere questa. questa. È la cosa, una cosa, meravigliosa. cosa meravigliosa. In un mondo di uomini che dall'alto al basso, come fanno gli altri uccelli, ma lo fa anche dal basso verso l'alto, effettuando una rotazione leggera. Questa caratteristica è stata scoperta da scienziati americani grazie a un sistema di telecamere ad alta velocità e una tecnica di immagini a raggi X. Secondo loro, so se il colibrì somiglierebbe volta. di più a quello degli insetti e questa tecnica okay. di battere le aspe. Pensate, il colibrì è un dinosauro che ha imparato a fare l'insetto. Consente quindi di effettuare un volo all'indietro e poi la rotazione delle sue ali è oltre 90 ⁇ in un senso, poi nell'altro, gli consente anche di effettuare voli stazionari. Questo significa che il colibrì può rimanere stabile e galleggiare in aria grazie al movimento rotativo delle sue ali. Rotativo! Poi il colibrì è in grado di adattare i suoi battiti d'ali per evitare alcuni ostacoli. Secondo gli scienziati, a furia di aggirare le vegetazioni dense e alte, questo uccello minuscolo ha sviluppato questa capacità. Bah. Questo senza parlare delle sue grandi facoltà le cerebrali consentono di valutare altezza sciute. e quindi di evitare agevolmente gli ostacoli. Come Sai, con gli umani esistono alcuni animali a cui piace, diciamo, divertirsi tra amici. Eh sì, non ci sono soltanto eh. i nostri simili che possono avere alcune tentazioni come quel bazzino a scucchia. Questi adorabili mammiferi marini si prestano a un gioco collettivo particolarmente divertente che consente loro di provare un po' di benessere, ma per stimolare questo benessere Vai. devono innanzitutto prendere un pesce palla. Questo pesciolino libera una sostanza tossica quando è attaccato, ma questo non sembra disturbare i nostri amici perché appunto questa sostanza è euforizzante per loro, ovviamente a patto di ingerirne una piccola dose. I giovani delfini conoscono perfettamente la regola ed ecco, giocano con il piccolo pesce palla passandoselo tra loro, abbastanza per alleggiare allegramente nell'acqua, cosa da sentirsi al settimo cielo. Per pescare Ora, i pesci di cui si io questa cosa, cosa della di droga di e dei pesci palla usati come droga Io volevo deve un deve pochino deve approfondire a livello bibliografico Ma non, poi non l'ho fatto, sono scordato Tra l'altro sti dei delfini, cioè ci ci quella cosa lì la fanno solo alcuni delfini Perché c'è un discorso ovviamente anche culturale nei cetacei Quindi non è che tutti i delfini lo fanno, è una certa popolazione di delfini che ha imparato a fare quella Gabbiani egrete, e grette, oppure l'airone, approfittano anche loro di questo metodo di pesca utilizzato dai delfini per afferrare i pesci che abbondano sulla riva. Infatti quando i delfini del si arrendono per pescare, queste gretta garzetta a piume si precipitano sulle dighe a di piume per servirsi a volontà perché ce n'è abbastanza per, Beh, per, non è così per poi grazie a questo metodo uccelli possono sto, coprire i loro appetiti giornalieri in un'ora sola. Però questi uccelli possono passare <ride> per veri opportunisti. Beh, cigno mangia pesci. Gli animali sono creature davvero sorprendenti che Davvero. non smetteranno mai di stupirci. Davvero. Ciao a tutti. Com allora, 10 serpente più terrificanti dei dinosauri. Questo video è tutto. 10 serpente singolare più terrificanti dei dinosauri. Questi rettili terribili possono essere così spaventosi che un piccolo dinosauro sembrerebbe quasi inoffensivo a, a confronto. Ok. Come ben sai, esistono delle creature che hanno un effetto paralizzante su qualsiasi persona, ed è così per i serpenti. Questi re hanno un effetto paralizzante su qualsiasi persona, sai? Cioè. hanno fulmi sguardo, okay. che un serpenti di li terribili possono essere così a piccolo offensivo. dinosauro mi metti un sauropode. <ride> immagina un po' un Jackson Agli, Ma... A caso loro sarebbe stato in grado di a pezzi il Madonna, e se stosa. Il serpente dimensione di un elefante questo che sarebbe palle. davvero incredibile non trovi tra l'altro ancora oggi esistono dei serpenti completamente spaventosi di cui completamente spaventosi non spaventosi un po' o abbastanza nasia, spaventosi completamente che sono più spaventosi, spaventosi. Non dei Naia, vabbè ma tua ah, sguardo feroce scusa la mossa e paralizza Excited. 67 milioni di anni fa viveva un serpente che non temeva assolutamente i dinosauri, anzi li mangiava. Fatti. Non è vero! Non è vero un cazzo! Sta parlando del titano boa? A parte che non è 67 milioni di anni fa, ma è più recente. Ma poi i dinosauri erano estinti quelli non aviani! Sono estinti 66 milioni di anni fa, Cristo dio! gli scienziati hanno riesumato in India lo scheletro ah, no, completo okay. di un serpente preistorico lungo più di 3 metri si tratta del Sanage Indicus in... Sanage Indicus ok al momento della morte l'animale era avvolto in un nido di dinosauri accanto a delle uova e alcuni cuccioli saropodi appena nati lunghi appena 50 cm ok va bene Ok, pensavo che stesse parlando del titano uomo boh. Infatti questo serpente era sul punto di nutrirsi di un cucciolo di dinosauro che era appena nato, quando i due animali sono stati improvvisamente sepolti da una colata di fango, il quale ha fissato nel tempo questa scena unica. Così il fossile del predatore è stato scoperto nel nido dei dinosauri, al fianco della spoglia preservata di un giovane tirannosauro di 50 cm Questa specie di dinosauro ehm. poteva pesare fino a 100 tonnellate di peso per non si rompere dinosauri. sul tirannosauro adulto. Tanto più che il Sanage aveva una preferenza per la carne tenera dei cuccioli. Ma nosauro. cosa vuol dire? Non avrebbe potuto irrompere sul tirannosauro perché aveva la preferenza per la carne tenera dei cuccioli. Ma cosa vuol dire? Cosa? Cosa? No. Tuttavia la cosa più sorprendente è quella che questo serpente primitivo non avesse una grande mascella, primitivo a differenza cosa? dei serpenti Poi, della nostra era per mangiare questi piccoli dinosauri. Tuttavia il sanage era in grado di muovere la sua mascella superiore indipendentemente dalla mascella inferiore, il che gli consentiva di consumare <ride> le sue prede preferite a piacimento. Bisogna a credere piacimento. che questo serpente non ha visibilmente paura di nulla. Per fortuna questa specie Ma si... Cosa è vuol è dire? Molti non, non ha paura di anni nulla, meno è se Ecco un cazzo. serpente oh, che sarebbe in boh, grado di far arrossire qualsiasi regista di film horror. Oh, il suo nome il sì. il Titanoboa. Arrossire Questo serpente gigante è vissuto nella giungla sudamericana con l'estinzione dei dinosauri. In quel periodo il Titanoboa era di un predatore non avviato. E c'è una ragione. Questo serpente è il più lungo di tutti i tempi. Infatti non misurava meno di 13 metri Ma di, larghezza, sta roba? Metro di larghezza e pesava più di due tonnellate. È titanico boy. Così, senza sorpresa, nel suo menù troviamo enormi coccodrilli e tartarughe giganti. Di sicuro nessun animale poteva fargli fronte? nemmeno il T-Rex. Questo dinosauro temibile era dotato di una forza di beh, io questa cosa guarda. Colossali, ma il Titanoboa aveva una facoltà Io questa di cosa non la tolgo. Cioè, E, e hanno il coraggio di chiamarlo documentario sta cosa. Va bene. Va bene. La pressione poteva raggiungere 280.000 kg al metro quadro, di conseguenza nessun animale del mondo avrebbe un'altra ovviamente, del come Se sempre tu sei ancora vivo, avrebbe sicuramente <ride> creato un vero spavento nel mondo. Ma non preoccuparti, non c'è nessuna possibilità di incrociare il titano boa al giorno d'oggi. Questo eh, rettile gigantesco strisciava sul nostro pianeta più di 50 milioni di anni fa e si è estinto alla fine del Paleocene. I serpenti sono generalmente animali che la maggior parte tra noi apprezza poco e quest'ultimo, senza dubbio, lo meno te. di qualsiasi altro. Perché? Soltanto il suo nome ti dovrebbe far venire i brividi. Battezzato Gigantophis, questo serpente fu probabilmente Perché? quello più temibile che abbia mai regnato nel si mondo. Mio... In realtà, prima della scoperta so. del Titanoboa, il Gigantophis era stato considerato per più di cent'anni come il serpente più grande del mondo. Il motivo? Bene, misurava circa 11 metri di lunghezza. Grazie alla sua il dimensione enorme, il Gigantophis era un rettile che poteva nutrirsi di pesci giganti, ma anche di Moeriterio, un mammifero primitivo antenato degli elefanti mm -hmm. attuali. Per abbattere le sue prede, questo oh, serpente donna, non utilizzava grazie. veleno, essendo un serpente costruttore, <ride> aveva piuttosto una forza erculea che gli consentiva una forza di le prede prima di farle scorrere lentamente sulla sua gola. Questo serpente vabbè, okay. mostruoso avrebbe quindi la preda tutti, di sua vabbè. scelta. I dinosauri. Aspetta, cosa ha detto? Uh, Cesar Carlos Salad Cesarcarlosalad_ si è abbonato a Twitch Prime per due mesi. Grazie mille, benvenuto. Top divulgatore scientifico. No, non esageriamo, troppo buono. Grazie mille comunque. Grazie, benvenuto. Attenzione mostruoso. Avrebbe Attenzione. potuto attaccarsi alla preda di sua scelta. I dinosauri più aggressivi avrebbero probabilmente rabbrividito davanti al Gigantopithecus. Ormai questo sarebbe I dinosauri più aggressivi avrebbero di rabbrividito di davanti a lui. Terra circa 40 milioni di anni fa, durante l'Eocene. Legocene Ma cos'è sta roba? Eh... Che ci il film, film <ride> Cos'è caos... sta roba? No <ride> ma perché la devi mettere in questo, questo video? Perché? perché la cene. devi mettere in questo video Ma no Kaneki Famiglia solitata Top diversità di vocaboli non inerenti Assolutamente sì Assolutamente E qui è peggio di Ark Sì sì con i rilata e messa. Comunque sia, il Mazzoia era Mazzoya. senza un predatore feroce durante la sua epoca, tanto temuto quanto temibile, questo serpente non Ma teneva sto... dei dinosauri che giravano nei dintorni. Anzi, Ma lo vogliamo uno dire, uno dire che il già attaccato ad alcune specie di Sauro. Eh e certo, dinosauri. ovviamente. siamo sicuri di una cosa, Ancora. questo serpente è uno tra quelli più spaventosi che la terra abbia avuto. Abbia avuto. Molti la serpenti collezione. hanno popolato la preistoria, tra i quali la maggior parte sono grandi e feroci, ed è così anche per questo rettile battezzato Wonambi. In realtà, questo serpente gigante ha infatti vissuto all'epoca del Pleistocene in una di oltre oh, tre metri. Ho così, se ti imbatti in questa specie ora ecco un serpente assoluta cazzo nei mm. commenti reda andasse preda quest'ultima una delle tecniche oh, Wonambi. Ecco, in scusate. realtà questo serpente scusate, eh. ha, infatti... ha detto pleistocene. Ha detto Pleistocene. Guardate questi fossili. Dickinsonia nel Pleistocene Is possible Tipo 600 milioni di anni fa è, è vissuta la, 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 la Dickinsonia. E della fauna di Ediacara. E te me la metti quando dici Pleistocene? Chi sarà noi nel Playstoscene? vissuto All'epoca del Pleistocene in Australia, in cui Ah, perché, ovviamente, la famiglia di, di, di aree australiane infatti, quindi. per andare a caccia. Questo rettile, aveva sviluppato tutta tutta ma non c'è verso confondersi stava in agguato vicino ai punti d'acqua. In cui afferrava a sorpresa i catturi, <ride> i wallaby e altre prede che andavano a bere e uccideva per perché questa è una bellissima illustrazione di Peter Schoten. Quando aveva la sua preda, quest'ultima, questo è un limone. In realtà, non è Quindi i bambini di quel periodo avevano il divieto nella cultura autoctona di giocare sulla riva ed erano autorizzati ad andarci soltanto accompagnati da un adulto. Questa precauzione ha molto senso, visto che il Wanambi sapeva che era soltanto una questione di tempo Infatti prima che la nasciato. sua preda andasse da lui. Indubbiamente <ride> questo serpente è assolutamente terrificante. Conti la colea. Per proseguire questo caso. video, sai qual è l'isola soprannominata isola dei serpenti? A. L'isola di Queimada Grande. B. L'isola di Brehat. C. L'isola di Oleron. Non ne ho Scrivi idea. la risposta esatta nei commenti che vedremo alla fine del video. Immaginati un serpente sei volte che più grande è? rispetto a un essere umano che avrebbe vissuto nelle acque del Nord Africa. Terrificante, no? Soprattutto per gli amanti delle immersioni. Di nome Palaeophis. Questo rettile è uno dei serpenti un più di tutti i tempi. Alcune specie, come il Palaeophis Colosseus, misurava più di 9 metri di lunghezza all'incirca. Così. Sì il male Office sarà probabilmente stato Colosseus poi aspetto Colosseus nove mesi ok non me ne la un predatore temibile per tutte le specie acquatiche. Tuttavia, non aveva veleno e non era un serpente costrittore. Per uccidere le sue prede, questo serpente doveva contare esclusivamente sulla Mangiò sua forte balene. mascella. Peraltro, il Paleophis aveva probabilmente dei denti più simili a quelli dei coccodrilli rispetto a quelli dei serpenti attuali, il che gli consentiva di uccidere ah, so. la preda di sua scelta con facilità. Carlo per serpente, una Quella è un'immagine del tisano boa, ma è vissuto circa 70 milioni di anni fa. Ah, Ora ecco un serpente assolutamente unico nel suo genere. Si tratta dello Yurlungur Campfieldensis. Questo nome gli è stato dato in riferimento allo spaventoso e mostruoso serpente della mitologia aborigena d'Australia. E bisogna proprio ammettere che questo rettile del miocene ha comunque alcuni punti in comune con il serpente mitologico. Infatti, avendo vissuto nel territorio australiano, il Yurlungur era un predatore temibile che viveva eh, il perché di Perché era australiano? Grazie alle sue capacità straordinarie Cos di costruttore e la sua dimensione no, imponente di oltre 6 metri di lunghezza. Questo è un disegno di Josh che poteva far fronte a qualsiasi animale che aveva in senso. È fatto durante un paleo stream, o perlomeno l'idea è che sia quello. Il Yurgungur si nutriva di qualsiasi tipo di prede, mm. come se non bastasse, sì, mm. eh, ora allora, che la saga è dello sbadiglio, questo serpente preistorico aveva un aspetto vicino a quello del varano delle mangrovie. Questo serpente proprio fuori dal comune. Scusa, la è piena che di poi forse non sbadigliava nemmeno, ma visto? Ma che vuol dire? No, ah, tra l'altro. Eh, stavo sbadigliando, ma ho visto dalla dalla, dalla dalla chat che ho aperta sul telefono che c'è ovviamente un po' di scarto. E quando ha detto varano delle mangrovie ha tirato fuori che cosa? Una una cosa, un iguana verde mm, o perlomeno quello che sembra molto essere un iguana. ok va benissimo, ma sì, dai, tanto va. Siamo lontani dall'essere al riparo da rettili terribili. La dimostrazione con il pitone reticolato, proveniente dall'Asia del sud est questo serpente sì, può raggiungere 10 metri di lunghezza. Age, sì, dove dove bene, un senza dubbio questo è il serpente più grande del mondo è inutile <ride> dire che assolutamente Ah, come lunghezza? Di un uomo intero. Grazie alla sua dimensione imponente. Come lunghezza, sua forza il record penso che sia di un pitone reticolato. Il, il record come grossezza, però, ragazzi È l'anahonda. Perché c'è cioè anche, comunque, il pitone <susurrisa> a caso. Tipo. Se un Vabbè, comunque, perché anche il pitone Asia del sud-est. Non sud-est Dicevo, il pitone reticolato comunque è molto più longilineo dell'anahonda. E l'anahonda magari, a parità di lunghezza, è grossa il doppio. Quindi secondo me è più grossa una grossa maniera. più grande del mondo, Ovviamente. ma è anche quello più pericoloso. Infatti il Najjah Shell produce 6,2 ml di liquido velenoso. Liquido velenoso? grammi di cos'è? Di marigina, cos'è? solo. È sufficiente per <ride> fino a 20 esseri umani contemporaneamente. Inoltre, questo Va, serpente, questo come le altre so, specie vabbè. di cobra sputatori, Va, può vai, proiettare il suo veleno a una distanza di oltre 3 metri. Così, se ti imbatti in questa specie gigante di cobra sputatore, non avrai nessuna possibilità di fuggire

da decenni e non ha torto. L'anaconda gigante, come indica il nome, è un serpente molto imponente. Può raggiungere 9 metri di lunghezza e l'anaconda non è tuttavia il serpente più lungo del mondo, ma si tratta proprio del serpente più pesante. Può pesare fino a 250 kg okay. e avere una circonferenza impressionante di 30 cm. Così, in termini di massa, l'anaconda gigante è il campione indiscusso dei pesi massimi tra i serpenti. Per arrivare a un peso del genere, l'anaconda si deve nutrire di prede grandi come maiali, capre, piccoli caimani, eccetera. Ma ti sbagli Anaconda non è un mangiatore di esseri umani Come dice la leggenda Sicuramente in teoria è in grado di mandare <ride> Un essere umano Ma ciò non fa parte delle sue abitudini Tuttavia è sempre vabbè, meglio dipende, non incontrare diciamo, Anaconda gigante sulla strada Non si sa non mai di norma, però vabbè. Ora tocca a te dirci nei commenti Quale di questi serpenti attuali e preistorici Ti sembra quello Allora qui siamo su Kubi eh? Passaggio da famiglia suricata A Kubi 10 animali che sembrano alieni Attenzione. Eh? Si vuole altissimi va quando guardi fuori potresti vedere uno scoiattolo salire su un albero, un semplice... Questa è una scimmia. Puoi strisciare sul prato o un club okay. occasionale di api vicino a casa tua. Tuttavia ci sono creature molto più interessanti nel mondo al di là del tuo giardino. Qui ti portiamo quegli animali esotici che solo a vederli penserai sicuramente che non sono di questo mondo. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi al canale ed ecco 10 animali che sembrano quasi alieni. Numero 10, Calvo Ukari. Si chiama questa scimmia sudamericana: Uacari Calvo. Ovviamente calvo Uakari. Cioè, nome e cognome, cazzo, è? Vabbè. Calvo perché non ha ovviamente i pe peli pe sulla testa. Una delle poche scimmie sudamericane a non avere una lunga coda prensile, ma vabbè, bella va. Lucari Calvo è una specie di scimmia originaria del Brasile e del Perù che è conosciuta per la sua faccia rossa brillante. Un branco di queste scimmie è chiamato Truppa e preferisce vivere in alti alberi, lontano dalle inondazioni circostanti che affliggono il loro habitat. Gli scienziati ritengono che il volto colorato della scimmia sia il risultato dell'assenza di pigmento sul cibo. Eh sì, esatto, testa, esatto. Consente... Esatto, Leo, è perché in inglese l'aggettivo viene messo prima. Infatti è bald Wakari, in inglese credo, banalmente. E quindi il Calvo Ukari. Quindi al colore rosso dei vasi sanguigni di mostrarsi attraverso la pelle Quanto siamo imparentati, imparentati con questa scimmia Alexander scimmia, Brugia eh, al Fa parte di un ramo di scimmie certo diverso dal nostro Le cosiddette scimmie del, del nuovo mondo Le platarrine si stanno lentamente estinguendo Quindi è meno Parente nostra rispetto uomini. per esempio A babuini Alvi con più pallidi Noti anche per essere sensibili alla malaria E isolarsi dagli altri yukari Scelgono spesso di non riprodursi Ora scelgono, non li riesce magari, Perché non riescono a destinare... 9, giraffa Weevil. È vende... Giraffa Weevil. Perché Curculionide col colla giraffa non li garbava. E allora Giraffa Weevil. Perché in inglese è giraffa. Scritto giraffe, ovviamente. Weevil, che è il nome dei Curculionidi. Il suo nome dal collo anormalmente lungo il tonchio della giraffa. È una il tonchio le... della giraffa, <ride> ma poi perché li chiama in un modo nella frase prima e in un altro nella, fase, nella frase dopo? Che poi tonchio, tonchio, boh, cioè è un nome comune. Si utilizza per alcuni orculioni. di credo. Se ricordo male, ma tonchio. Almeno, ecco appunto. Aspetta. Eh sì, sono quelli del, del rato alimentare più che altro Eh Boh Ma che spiacevole cosa È, di nella vita di è bellino un monte I cochleoni sono tra quegli altri più simpatici Una eh, collata la i colli del maschio sono due volte più lunghi di quelli di una femmina i colli Madagascar del maschio i ce ne hanno disegnato alberi che usano appositamente per loro stessi infatti li usano come Col... alberi che usano in Madagascar i weevil hanno disegnato alberi che usano ah ok in Madagascar i weevil hanno disegnato alberi che usano esclusivamente per loro stessi Le loro ali Tutto ali chiaro. E sono inoltre Inguainate in un guscio protettivo chiamato elitron elitro e eh, elitro cioè Vabbè Rotto, scimmia col naso camuso. La mm -hmm. scimmia del naso camuso assomiglia più a un posto operatorio di Michael Jackson che a un primate. Sono stati scoperti solo di recente nel paese asiatico, dipende, Myanmar, quali. dopo alcuni si sono stati uccisi, quello del, del mio del 2010. Tra l'altro, bellissima storia. Quella lì l'ha raccontata Cryptozo Lorenzo, Rossi, in una, nella prima intervista di gli fece Una bella storia sta, di come li hanno scoperti. I, cerco, i rinopitechi del Myanmar Gli scienziati hanno osservato queste scimmie della giungla durante la stagione soprattutto delle piogge che non so se sono questi non mi ricordo potrebbe essere rinocitechi a caso questi per il loro ecco questo, questo mi sembra Eh, In quello lì è il rinociteco del Myanmar parla, però da piccoli non ricordo come si chiama perché la strana forma del loro naso permette all'acqua di cadere facilmente nelle nostre piogge ok questo dovrebbe essere il motivo per quando piove L'azione di queste scimmie in Myanmar è si vero. attualmente tra i 260 e i 300 esemplari, ma rischia di cadere a causa della loro carne sicurezza adibito dai cacciatori. Per fortuna, si nutrono di frutti di bosco e vivono sulle alte cime degli alberi, quindi è difficile per i cacciatori catturare. Adattamento del naso in quel modo è contro il freddo. Numero 7: pesci di ghiaccio: pesci un di ghiaccio. Per la prima volta da al Frustad nel 1927. Okay, il pesci Dattie di ghiaccio è, caso, è un organismo so. dell'aspetto particolare che popola le coste dell'Antartide possiede caratteristiche sorprendenti tra cui zanne e un corpo bianco spettrale la caratteristica sorprendente sono le zanne non ce l'ha nessun pesce le zanne sono una caratteristica sorprendente di questi questo aspetto fantasma è il risultato di una mancanza di emoglobina ok aspetta alzo un po che parla con una voce più bassa mm -mm 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 -mm. audio desktop e eh, vai nel sangue che rende il pesce trasparente come una finestra. Il mistero di come questi pesci sopravvivono senza sì, eh, esatto. Si, esatto. A vederli, sono pesci normalissimi. Cioè. Ha lasciato per Quello che dice lui, è perché per hanno un sistema, sangue. un sistema di antigeno stabile. Sangue, sangue, ma in teoria, gli antigeni Già, il attraverso la pelle piuttosto che attraverso le branchie. Un'altra possibilità è che invece so. di usare il sangue per trasportare l'ossigeno, usi il plasma sanguigno, la componente liquida del sangue che ti fa uno studio un po fasto, 55% del suo volume e Facebook, causa la triangolazione del sangue. Iniziando. Il colore giallastro del plasma sanguigno potrebbe... No, non è vero, gli api stanno scomparendo, non mi fare incazzare cazzo Gran Pesso Quindi essere la ragione della tinta gialla all'interno del pesce. Numero 6, l'anguilla gulper. L'anguilla... Ecco, qui invece l'inglese è Galperil. qui ha messo... I termini della stessa successione in italiano Defi96. Grazie mille per l'abbonamento a Twitch Prime. Grazie mille. Ehm, fondamentalmente ha messo i termini nella successione italiana, ma eh, non li ha tradotti. Perché questa in italiano si chiama Anguilla Pelicano Altino il suolo di Godzilla, e ragazzi, l'ho già abbassato anche. Non so come mai. Ve lo riabbasso un altro po', ma. È... Cioè, mh, non aveva più da problemi da questo punto di vista. Però, boh, so perché. Sordinariamente rara, che è a volte anche chiamata anguilla pellicano, vive in profondità nell'oceano. Uno dei motivi per cui è così rara è perché le femmine depongono le loro uova in acque talmente profonde che le proli spesso non sopravvivono. Le proli. L'anguilla carmisce le fauci della non sua bocca pro, le, in modo incredibilmente grande Brandisce le fauci nella sua bocca enorme. Queste vengono attratte dalle fa? sfere bioluminescenti brillanti Come alle estremità fa? della sua coda La preda viene quindi digerita in uno stomaco flessibile Che si estende per adattarsi alle dimensioni del pasto okay. dell'anguilla Man mano che l'anguilla invecchia i suoi denti scompaiono lentamente Ma il suo senso dell'olfatto salta Questa alle stelle per compensare Sinceramente sto, sto shift diciamo di... di, di di sensoriale 5 falena colibri vecchia, trovato no, quasi so. ovunque nell'Europa meridionale e in Asia il falco falena colibri è il falco fal fal falena colibri cosa vuol dire falco falena colibri hai detto falena colibri basta è quello il nome che vuol dire falco <ride> è perché probabilmente ha, ha usato hookmot ovviamente però vabbè, siamo aperti. ...che sembra un colibrì. Non solo ha una proboscide come un colibrì o una pappalla, beh. ma può essere divisa in due tubi quando devono essere puliti. Cioè, un sacco nella parte anteriore della sua testa colibri, si espande la con l'aria quando la falena inala e poi si sgonfia Cosa? quando respira, Permettendoli quindi cazzo. di succhiare il nettare. Che Oltre che ad avere senso. una proboscide cioè, come un colibrì, le sue ali possono non muovere hanno sempre più velocemente emettendo un rumore hanno simile un cazzo a di un zio quando vola queste falene hanno anche una memoria notevole, infatti ah, sì. è noto che ritornino ripetutamente scanto. agli stessi 50 fiori che hanno sempre visitato ogni volta cosa non la so ci sta ci numero sta, 4 una, una la rana volante la rana volante del, è una specie rara che scende solo dal suo albero mh. per accoppiarsi conosciuta anche come la rana paracadutista questa specie ha forti membrane tra le dita delle mani e dei piedi gli scienziati Oddio, inizialmente pensavano che queste cifre palmate fossero usate per nuotare perché appunto è una cosa normale per le rane sì. quindi furono piuttosto sorpresi nel vedere che le rane le usavano invece per scivolare giù da un albero all'altro sì, sì, oppure no? per evitare i predatori la distanza più lunga mai percorsa percorso da una rama volante è stata osservata a circa 15 metri quanto basta per arrivare appunto a un altro albero o addirittura a terra oltre alle sue dita palmate eh sì, le dita ingigantite <ride> di colore giallo verde anfibio aiutano ad attaccarsi giallo verde anfibio è una tonalità il giallo verde anfibio comunque vabbè eh, aspettavo da sempre che qualcuno della comunità scientifica commentasse questi video eh sì eh, prima o poi ci siamo arrivati gli alberi per un atterraggio molto più sicuro Addirittura le urla di, di Benson. <ride> Numero 3: Salpa. Probabilmente una delle creature strane al mondo è la salpa, che è un animale che giurerà essere un alieno. Sorprendentemente, no, questa cosa dallo specchio di Medusa giurerei. che vive a largo okay, delle coste della California, non è, non è affatto una medusa, ma è in realtà composta da organismi molto più piccoli che aderiscono e lavorano insieme. Non è che Inissa. perché è fatta da organismi più piccoli e da un organismo coloniale che non è una medusa, perché. In realtà, animali fatti a medusa, che sono effettivamente cnidari e sono anche coloniali, ci sono. Basta pensare alla caravella portoghese, no? e quella è un organismo coloniale, non è un Al soggetto, come vengono chiamati individualmente, sono fatti da plankton ed è praticamente no, innocuo. Questi organismi mm -hmm. sono diventati sempre più abbondanti negli ultimi anni a causa della loro incredibile capacità di clonarsi a volontà. <ride> Queste creature tranquille causano molti cioè, più problemi di quanto pensiate. Non so neanche Hanno distrutto due reti da pesca dopo essere stati intrappolati dentro di loro, due reti e da pesca. Hanno fatto chiudere una centrale nucleare in California. Gli scienziati no. dicono che la cioè, loro capacità di adattarsi a diverse temperature dell'acqua e l'immunità cioè non so neanche come correggere le cose perché, perché non so neanche cosa intende il sopravvento a volte boh vabbè no finito? numero 2 la rana viola indiana la rana viola indiana a quanto pare non si accontenta semplicemente di essere un anfibio di un colore di cui niente dovrebbe mai essere ma, perché? ma una faccia ridicola e un corpicino grassoccio quando eh. nascono queste strane rane iniziano la loro vita come girini Proprio come le normali rane d'acqua. La differenza però è che questi gerini hanno lo stesso naso da maiale anche dalla nascita. Gli scienziati credono che queste strane caratteristiche si siano sviluppate dopo aver vissuto sottoterra. I suoi arti corti hanno lo scopo infatti di scavare il terreno come minuscole pale. Fanno tutto sottoterra, uscendo in superficie solo per due settimane della loro intera vita. Durante queste due settimane, infatti, le rane hanno tempo a malapena sufficiente per trovare un compagno e riprodursi prima di ritirarsi di nuovo sottoterra, per non essere mai più visti. Durante questo periodo, i, i maschi do. cantano ad alta voce per attirare le femmine. Il volume delle loro canzoni diventa sempre più forte con l'aumentare delle piogge. Numero 1: Polpo Coperto non polpo coperto polpo coperta si chiama Blanket Octopus i mari della Nuova Zelanda e dell'Australia in realtà credo forse sia polpo polpo coperto angio, dato, anche come polpo tre. Superman o Batman è quasi raro come l'anguilla ma vive in acque molto più basse Quale anguilla? identificare maschi e femmine di questa specie è facile ah. perché le femmine sono più lunghe di due metri rispetto ai maschi la sua coperta viene usata per catturare la preda ma se per qualche motivo il polpo non riesce ad attirare un pesce con la sua cappa può staccarne dei pezzi per renderla distante Diciamo più attraente. Non tutto va bene nel mondo dei polpi, però. La cinemesi del polpo coperto è il portoghese di guerra. Ossia una sorta di medusa altamente. La cinemesi del polpo coperto è il portoghese di guerra. <ride> che sarebbe la caravella portoghese perché in inglese si chiama Men of War. Ma. Meno of War credo sia. Eh, allora. Cosa vuol dire? Unarmed sailing ship. Man war è un tipo di vascello da guerra. Quindi, semmai sarebbe il vascello da guerra portoghese. Infatti, in italiano si chiama Caravella portoghese. Cos'è il portoghese di guerra? Tossica. Il molti... polipo è immune all'ozosin sì. della medusa, ma quando una femmina di polipo entra un controllo in un con queste masse saltate. gelatinose, questi strappano letteralmente alcuni dei loro tentacoli che usano come armi. Il maschio ha un tentacolo specifico per scopi riproduttivi che cade una volta avvenuto l'accoppiamento e causa generale. la morte del maschio stesso. L'ectrocotile dei cefalopodi. Vabbè, fine. Giusto? E questi ragazzi erano 10: dieci... okay. è un mondo duro là fuori e è... Allora, 10 creature evolute per difendersi dagli umani Attenzione E inizia con È un mondo duro da fuori C'è l'olandese volante e il portoghese di guerra, esatto <ride> No, no, dai E ognuno Ma... deve trovare no, un modo visto. per cavarsela. Gli adattamenti avvengono per una ragione Certo, ci sono momenti in cui l'evoluzione si esatto. ubriaca e La produce bizzarri marito. bambini Ma... ibridi Siete ubri ubriaco, non l'evoluzione Altro ve la usare, una gazza marina, giusto? No, sì, una gazza marina, scusa. Ho sbagliato, Giandaia marina. Eccola, sì, molto bella. Ma di solito gli animali sì, non si evolvono sì, sì, perché sì. sono dei Pokémon a livello giusto, piuttosto perché l'adattamento genetico è un metodo di sopravvivenza pragmatico per ogni specie che vuole continuare a vivere. Eh, a ce lo dici tu, Ora, Kubi. Noi esseri umani possiamo sembrare amichevoli, ma se c'è qualcosa che dimostra che il nostro ruolo sfortunato come il più rumoroso e antipatico vicino al complesso di appartamenti che chiamiamo Terra, è che questi animali si sono adattati puramente dalla loro disperazione per sopravvivere a noi. Beh, ahia, lasciate un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e mettetevi comodi perché potrebbe servirvi un giorno sapere. Che dovete stare lontani da c Mi raccomando, iscrivetevi a Cubi perché così saprete che la produzione di ceruma è indispensabile per la salute dell'orecchio. Eh, ehi, hey, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Coleottero bombardiere mm -hmm. Ci sono innumerevoli specie di piccoli insetti in tutto il pianeta che aiutano a diffondere il polline, mantenere un ecosistema equilibrato e naturalmente a fornire cibo per le prede più grandi. Il coleottero bombardiere è uno di questi insetti. Potrebbe non avere artiglio o zanne per Senso. combattere i nemici ma ha qualcosa di veramente impressionante Il coleottero bombardiere ma giustamente sollevamo. prende il nome dal modo in cui può difendersi Immagazzinate in due serbatoi separati all'interno del coleottero stesso ci sono delle sostanze chimiche chiamate idrochinone e e poressido di idrogeno. Quando si sente perossido, non poressido, ma va bene. Minacciato, le due camere si aprono e le sostanze reagiscono. Il calore da questa reazione porta alla miscela ad una temperatura vicina all'ebollizione. La reazione all'accumulo di gas, quindi, fa sparare la miscela verso la minaccia. Il risultato può essere fatale per tutti i predatori. Carlotta B, se devo fare una confessione, prima mi piacevano molto questi canali, però poi ho scoperto il nostro caro Willy. <ride> Grazie mille, Carlotta. Ma ti voglio bene lo stesso, anzi se ne voglio ancora di più. Ora che mi hai detto, è stato perché hai avuto il coraggio di dire una cosa del genere. Gra grandissima, grandissima. Tori che si trovano un po' troppo vicino. Numero 9. Rana pelosa. Nel mondo delle rane ce ne sono di rane strane, ma questa mm, forse è la più strana Brighella. che mai visto, ossia la rana pelosa. Prima di tutto c'è il suo aspetto. Questa rana prende il nome dalle lunghe ciocche di capelli Lungue. che spuntano dai fianchi e dalle gambe durante la stagione degli accoppiamenti. Apparentemente la signora rana ama un ragazzo peloso. Chissà. Poi c'è Chissà. il modo in cui questa rana si è evoluta eh. per difendersi. Eh. Nessun dente o veleno. No, 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 perché sarebbe troppo normale. Pensiamo che questa rana pelosa si sia evoluta guardando i fumetti della mano. Perché ha preso ispirazione proprio da Wolverine Quando viene minacciata e combatte contro i potenziali predatori La rana perosa spezzerà so, deliberatamente ran, se, le sue ossa se Una volta fatto dolore, questo, i frammenti affilati di ossa Vengono... viene esprimuto il loro veleno Presumo di no, in realtà Se viene fatto per bene, non, non, non credo Comunque, insomma, ehm, dice appunto che c'è una rottura delle parti che Vengono spinti alla... attraverso la pelle, proprio come Wolverine. Della cosa, della... Il che probabilmente non sarà la cosa preferita dai loro predatori. Delizie, insomma, Nel della... Camerun, dove si trovano la maggior parte di queste rane, gli umani sono noti per vite. mangiarle come prelibatezze. Inutile dire che i cacciatori Quindi, cacciano con delle e lance, crudo, ma certo, la perché sanno che possono essere molto pericolose. Numero 8: Oh, io lo so cosa vuole dire, Oliverante? Oh, Penso. Comunque, lui è partito Ho visto una missina e ha detto ah, Io lo so che vuole dire, vuole dire Hugfish Che è il nome in inglese della missina Che missina è quella scritta? Fish. Se hai mai visto i Ghostbusters, allora sai che una delle difese che i fantasmi usano contro gli umani è quella di coprirli con della bava. Immaginate di essere ricoperti da una frangiglia disgustosa, dicevo, vi rallenterebbe e renderebbe la... difficile catturare quei fastidiosi ovvio. fantasmi. In natura però c'è un pesce che ha preso ispirazione da questa famosa serie di film per difendersi. Prima di tutto, Lagfish è così brutto che pensiamo che solo sua madre possa mai amarlo. Ma quei predatori subacui che riescono a superare il suo orribile aspetto finiranno per avere una brutta sorpresa. L'agfish è ricoperto da dozzine di ghiandole lungo tutta la schiena. Se un pesce più grande morde, queste ghiandole rilasciano una quantità enorme di muco. Ma quanto esattamente? Beh, prendi la peggiore infezione sinusale Davvero, di sempre minera, e minera. moltiplicala per la mille, ecco quanto Gli eggfish possono rilasciare così tanto muco che qualsiasi predatore si si semplicemente scappa via Mentre Vi letteralmente, via, mentre Vi letteralmente soffoca animale. anche in a una visita gelatina è, è disgustoso fa. e affascinante allo stesso tempo Numero 7, calamaro Quando ti immagini un calamaro probabilmente pensi ad un'enorme bestia con molti... Numero 7, calamaro Ce n'è uno di calamaro, comunque me. Non che immagino della Messina abbia detto semplicemente il discorso del muovo, eccetera. ...che attacca le balene o i pescatori. Ok, forse è un po' troppo, ma i calamari possono diventare veramente così grandi e forti. Non tutti i calamari, però, sono enormi. Come risultato di ciò, uno di loro ha sviluppato un meccanismo di difesa uh, eh? piuttosto sorprendente. Di L'Octopetitus deletron, ossia questo piccolo animale. Octopetitus. Deretron si chiamava come? De De Denetor. <ride> Vediamo un po'. Octopoteotis, non octopetitus. Eccolo. Animaletto, mostriciattolo, non considerà oh, ci nessun film di mostri marini, Cosa. ma forse dovrebbe avere un piccolo ruolo secondario. Questo tipo di calamaro, infatti, ha una tattica di difesa piuttosto meravigliosa. Quando uno dei suoi tentacoli viene afferrato o si incastra in qualcosa, semplicemente fa staccare la parte del tentacolo Autofo in modo Autofomia. che possa scappare. E non finisce qui. Il pezzo che si è staccato si accende e sì, comincia eh, a saltellare in giro per attirare l'attenzione di altri predatori. Quindi, mentre i predatori sì. di questo calamaro sono distratti dal suo tentacolo brillante e sapere. Lui può scappare lontano dal pericolo. Incredibilmente il caramelo spezzerà Alte il tentacolo mia, solo quando serve, per poi cioè, farlo ricrescere nel tempo. Davvero affascinante. Numero 6. Formiche esplosive. Se hai mai visto un documentario sulle formiche o le colonie di termiti, allora sai che possono diventare assolutamente enormi. Ancora più incredibili è che gli non c'è nulla di casuale modo, in queste vabbè. comunità. Ad esempio, una formica in una colonia, non importa quanto sia grande, Ma ha un ruolo, ruolo da svolgere. Sta... Quando sono minacciate, alcune formiche correranno per proteggere. Le Comunque no, in realtà esistono anche, esistono anche delle Lazy Hands, cioè delle formiche che hanno il compito di essere pigre e non fare niente. Ma perché così se c'è forza lavoro lo sono pronto a intervenire. Piccola cosa. Questo ne parlò anche il professor Donato Grasso quando lo intervistai sul, sul canale. La regina, mentre altri Sto combatteranno fino alla morte per fermare qualsiasi caso, salitore. Di... Nel Borneo i ricercatori hanno scoperto una specie di formica che si sacrifica volontariamente per proteggere il resto della sua colonia. Quando un gruppo di formiche europee è stato introdotto nell'ambiente dai ricercatori, le formiche del Borneo si sono aggrappate e hanno schiacciato l'addome contro gli invasori, così forte e che sono esplose. Senso, sono il risultato cose, è ma... stata una gelatina gialla appiccicosa che Questo ha lasciato ha la formica europea immobilizzata e la formica del Borneo, beh, morta. Mentre il suo meccanismo di difesa provoca. La sua stessa morte, il sacrificio di questa formica significa che qualsiasi predatore è praticamente incapace di minacciare le altre formiche a causa appunto del pasticcio appiccicoso che creano. Se il video ragazzi fino a qua vi sta piacendo, lasciate un bel mi piace. Ma ora passiamo subito al numero 5, ossia la ghiandaia marina. Mm. Nessuno vuole mangiarsi qualcosa che si è vomitato addosso, vero? La natura ha raccolto questo fatto e lo ha inserito in una certa specie, prendendo come esempio la, la ghiandaia marina. questo cielo termite, blu e marrone parlo, distintivo esatto. vive in tutto il Medio Oriente, Asia e parte del Nord Africa. Ma questo. Ivan Fiorelli, però capisco del perché questi video vanno forte. Sono pillole e alla gente piacciono nozioni brevi ed interessanti. Mm. Secondo me sì. Cioè, però non. No, non ce la faccio giustificarli, sinceramente. Cioè, posso capire perché vanno bene. Ma. ma non lo capisco. Cioè. Boh, secondo me, cioè, sono quei video sciacquone, Cioè, della serie quando arrivi a fine video, ti hanno detto talmente tante cose confuse. Tutte disparate una dall'altra. Che chiudi il video. E, e non te ne ricordi una. Cioè. Mm, io li percepisco così sti video. Poi boh. Non è ciò che è interessante la di questo uccellino. Quando adesso, i pulcini no. hanno solo pochi giorni, sviluppano un meccanismo di difesa per Abbasso allontanare tutto. i predatori. Se qualcuno entra nel nido e prende un pulcino, l'uccello continuerà a vomitare su se stesso per allontanare il predatore e disgustarlo. Infatti l'odore e il sapore di un uccellino sarebbe abbastanza per, insomma, scoraggiare questo predatore dal mangiarselo Il vomito è apparentemente pieno di acido leggermente tossico per dimostrare appunto la loro schifezza. Gli scienziati hanno anche fatto un test in cui hanno dimostrato che 18 cani su 20 Preferivano mangiare il pollo che non avesse vomito di questi uccelli su di esso Ma non siamo sicuri di cosa pensassero gli altri due cani Probabilmente avevano solo troppa fame Numero 4, Didelfidi Il suo vero nome è Opossum, ma molti lo chiamano Possum Questi... No, allora, il Possum è una cosa L'Opossum, un'altra, la famiglia dei Didelfidi è quella che lo chiude, diciamo Questo è un Opossum virginiano, Didelfis virginiana Sì Marsupiali sono noti per essere altamente adattivi e disposti a mangiare quasi tutto. Questo significa sì, che sono sì, praticamente ovunque il che appunto significa ancora che hanno un certo numero di predatori. La reazione dell'opossum di fronte a una situazione terrificante è quella di cadere involontariamente sì, esatto, in Esatto, in Cosa c'entra con l'evoluzione per sopravvivere all'uomo? No. sarà farà finta di essere addormentato no, sì, sì. così da non dover alzarsi sta, e prendersi cura di quel bambino che, che piange sta parlando. Sta parlando della tua non è molto gustoso perché, appunto, era già morto. Raggomitolato con la bocca aperta, dobbiamo dire però che sembra veramente bravo a fingere di essere morto. È stato anche riportato che il possum emette un cattivo oh, odore, possum. il che aggiungerà un po' di persuasione extra per far cambiare idea al predatore. Numero 3, lucertola cornuta del Texas. Ho capito dove Quando... vuole arrivare, ma perché cazzo le lucertole del genere Ferinosoma dovrebbero aver sviluppato la capacità di schizzare sangue dagli occhi contro l'uomo? Non ha senso. Non ha senso perché l'uomo non è uno dei loro predatori. Guardi per la prima volta una lucertola cornuta del Texas. È così no. ovvio il suo meccanismo di difesa che tra un po' si fa anche senza Tatto, descriverlo. No, non tutte le lucertole del genere quelle punte. sanno fare. Ok, proprio. quelle punte sono sicuramente un aspetto della difesa di questa lucertola, ma pensavi che fosse finita lì? Eh no, quella era solo la fase 1 della difesa. La fase 2 della difesa di queste lucertole è quella di gonfiarsi e poi ribaltarsi drammaticamente. Le mosse di breakdance sono sicuramente in grado di confondere chiunque pensi di mangiare questo tizio per cena. Se questo non funziona, però, passeranno anche alla fase 3 una volta che usa la la punto, le sue mosse bizzarre la fase 2 l'hanno già texana, fa poltergeist totale su qualsiasi predatore ignaro accumula pressione sanguigna nella uh. sua testa fino al punto in cui spara sangue dai suoi occhi e eh, no non stiamo scherzando eh, no, con la sua critica. alta pressione e una certa vena negli occhi questa può guidare e sparare flussi di sangue fino a due metri di distanza se il suo predatore potrebbe aspettarsi dentro o altiglio o persino veleno sicuramente farà una oh, faccia piuttosto magari. stupita quando vede spruzzarsi del sangue addosso Polesemente... Ma sarà almeno credo palesemente... abbastanza per fargli pensare due volte Prima di ah, aspetta, provare a altro. mangiarsi una di queste incredibili Palesemente quel cane era per un documentario Gli hanno schizzato roba a caso che non c'entrava Per fare la scena del cane che veniva infastidito dal Questo quest occhio qua Che credo sia di un iguano o roba simile è, è, Ce l'ho io nella mia mascherina per dormire Quando vado in giro me la porto e Sono tipo due occhi uguali a questo Pari pari si interessano, sempre, almeno te. credo abbastanza per fargli pensare due volte prima di provare sì, a fare la di Il sangue uh, è particolarmente sgradevole, per il prefettore della patata. Ovicami. Ricordi quando parlavamo delle persone che non vogliono tenere bambini ricoperti di vomito? Beh, abbiamo scoperto che le persone non vogliono nemmeno tenere bambini che se la sono fatta addosso. Oh. Sì, l'odore può essere piuttosto scoraggiante. La e nessuno vuole stare vicino a un bambino puzzolente. <ride> Infatti possiamo garantirvi che chiunque se la fa addosso non deve preoccuparsi di altre persone che si avvicinano a loro, perché insomma nessuno si avvicinerà loro, La natura ha preso questa idea e ha conferito a una certa creatura uno strumento di difesa molto interessante, la Dorifora della patata. Durifora. Hai probabilmente già visto questi coleotteri in giro, infatti, probabilmente hai visto molti di loro strisciare sulle tue piante di pomodoro. E il motivo per cui ce ne sono così tanti co è a causa del modo incredibile e disgustoso in cui questi insetti si proteggono. Passano tutto il giorno a strenocchiare so su varie foglie tossiche, so il che significa che Link della insetti un sacco di ehm, caccare. L'ha regalata la mia ragazza e la batteria e non la gettano sul terreno. Invece quando sono larve si prendono tutti quei rifiuti e li accumulano sulla loro schiena come meccanismo di difesa. Pensiamo che i libri per i bambini fossero corretti, tutti fanno davvero la cacca ed è solo che ad alcuni animali piace mettersela addosso. Numero 1. Pleurodeles Walt. Chiaramente Questi il Pleurodeles Walt ha sentito quanto pensavamo sulla rana pelosa. Insomma, che fosse figa il e tutto, e ha deciso di entrare in azione. Sì. Possono essere trovati in Spagna, sì, Portogallo no. e Marocco. Questi tritoni Molto preferiscono bellini. stare in acque come piccoli stagni e pozzi dove possono nutrirsi di girini e insetti. Essendo lunghi circa 20 cm, non sono le creature più piccole sì, al mondo, sì. ma hanno comunque sì, la loro parte Zeus di viaggiatori. Quindi, che tipo di pezzo sistema di difesa hanno queste creature? Beh, prima di tutto. Il Pleuro Deles Walt può scaricare un veleno attraverso la sua pelle, ma non è abbastanza originale. Quindi, in più, questa Scricare creatura può veleno. effettivamente far sparare le, le sue costole diciamo. ai suoi lati, trasformandolo in un cactus che cammina come sì, un ulteriore. Sì, comunque può far proturdere le costole appuntite fuori, bucare la pelle e pungere anche con quelle E quando passano Per vantaggio le costole, costole vengono ricoperte di veleno Che esatto, significa che tutti i predatori che provano ad attaccare questo animale sì. Si troveranno una bella sorpresa davvero spiacevole Quando la minaccia è sparita può ritrarre le sue costole all'interno Proprio come Wolverine La sua pelle guarisce super velocemente e questi, ragazzi, erano i dieci animali che si sono evoluti appositamente per combattere l'uomo. Ma cosa vuol dire? Perché non l'hai nominato una volta in tutto il video l'uomo. E mi devi dire che sono gli animali evoluti sia appositamente per semplicemente e chi meno. Ma cosa ne pensate di questo? Madonna, ragazzi, Madonna ragazzi. Porca miseria, porca miseria. <coughs> boh, io non non. Uh, non, non cioè. Diceva di prima Ivan che effettivamente è facile capire il perché questo tipo di video funziona, però io mi chiedo, è possibile che le persone abbiano a volte una soglia di attenzione così bassa? Perché comunque, e voi mi dite, ma cavolo, ma guarda che sono video di... Uh, sono video tipo di 11 minuti, quindi non è neanche un video di 3 minuti. Ecco, mettiamola così. Però sono video che, nonostante siano di 11 minuti, se voi spezzettate... Ogni cosa. Tipo, sono in 11 minuti parlano di 10 animali, ragazzi. Tipo quindi c'è cioè, sono. più c'è i saluti iniziale e finale... Quindi, c'è, cioè, è meno di un minuto l'animale, Voi va a finire. Cioè, ragazzi, sono video lunghi, ma sono video che, che sono, diciamo, fatti per anche per chi ha una soglia d'attenzione veramente minima. Ma minima. Perché se io faccio un video di 11 minuti, faccio un discorso in 11 minuti. Quindi te alla fine. Qualcosa ti si sarà attaccato perché comunque, cazzo, dopo tutto il tempo, è 11 minuti che parlo di una roba, almeno i due concetti chiave li avrai presi nel senso. Capito? Questi sono video in cui in, in 10 minuti non dici nulla perché poi mischi in un. Allora, anche gli stessi animali li chiami in una frase in un modo, nella frase dopo in un altro modo. Mis mischi, termini a caso, eccetera, coniugati male, cioè. Boh, non lo so, non capisco, non capisco, non capisco. Sì, poi c'è anche gli errori grammaticali, tra l'altro, tra l'altro. Quindi, boh, cioè, è completamente. Fuori di, di senno sta cosa. Io non capisco perché. Cioè, capisco perché il formato possa avere successo. C'è cioè il titolo clickbait, tutto quello che volete. Ma non capisco come, come mai abbiano così successo. Anche se lo capisco, cioè, non so se mi sono spiegato. Ecco, mettiamola così. Oi, oi. Sì, davvero. Comunque Anch'io ho il cervello anestetizzato dopo che, che ho visto tipo 4-5 video così a fila. Anch'io, se tipo mi chiedete di che cosa abbiamo parlato e che cosa ha detto, non me lo ricordo. Nel senso, boh. Mone Wolfgang. Ma sta cosa delle costole? Allora, la cosa delle costole è vera, nel senso, i Pleurodele hanno questa, questa tattica di difesa per cui possono, appunto, farle protrudere appuntite in fuori nel mentre escono. Passano, diciamo, attraverso una ghiandola velenosa. E quindi bucano se uno li, li prende. Ma soprattutto passano attraverso questo liquido che è, appunto, molto sgradevole. Capito? Il discorso è questo. Boh, ma ben confezionato? Ma secondo me neanche, perché non è neanche un prodotto ben confezionato. Secondo me, la confezione è molto scadente. Un attimo, hanno suonato la porta, forse il corriere, arrivo subito. non era il corriere, era la postina, però vabbè. Sì, no, eh, diceva appunto che non sono neanche confezionati bene, perché non è che hanno una qualità tecnica così buona, perché molto spesso sono stock footage presi a giro, eh, che la cui qualità varia fortemente. Cioè, si passa da immagini ad alta qualità, filmate ad alta qualità, a immagini sgranatissime, da... Eh, questo vale anche per i video, cioè mettano dei video delle illustrazioni che siamo fatte a bambini e le illustrazioni per bene insieme. Non è neanche confezionato bene come prodotto, perché secondo me è proprio da, da un che di raffazzonato assurdo nel senso. Boh, io non, non li capisco, non li capisco. Disgraziator, ma a parte gli scherzi, ci sono animali che hanno avuto il tempo di evolversi durante il periodo in cui l'uomo ha iniziato a, a civilizzarsi. Beh sì, nel senso eh, conta che diversi. Non si parla ora di, di evoluzione. Nel senso che bisognerebbe vedere poi nel tempo come continua questa cosa. Però conta che diversi animali. Negli ultimi anni si è visto che eh, rispetto appunto a dati più vecchi. Ehm, e, o comunque ai dati base che siano di alcune specie, si è visto che diversi, diversi animali hanno incominciato a ehm, de, come dire? A, a cambiare i pattern diciamo di attività che di norma avrebbero in natura per evitare l'uomo nei posti do dove diciamo vivono insieme all'uomo capito che poi l'avatar di Kubi è rubato a life nogging e questo è un Whisper. Whisperer non lo sapevo comunque insomma non, non, lo, non lo sapevo e... no non ho altri animali domestici canvas non, non adesso almeno Avevo una, un altro cane che è l'isotta, la mia bassottina è morta 22 giorni prima di Natale. Infatti, il mio anno di 2020 di merda è iniziato tipo due giorni prima di Natale. E ho avuto tantissimi cani nella mia vita. Eh, avevo fino a qualche anno fa i plebrodeles, poi è morto. E mh, avevo gli insetti steak. Insomma, vabbè, ho avuto qualcosina, non, non un granché nel senso. E... Avevo letto una cosa. Volevo. Aspetta, uh... sì. Oltretutto l'aggravante, Ivan, è che molto spesso è, sono tipo video fributtati cioè sono presi pari pari dagli americani e tradotti male. Tra l'altro, quindi secondo me non, non sono confezionati bene. Sono dei prodotti di qualità scadente, proprio sotto tutti i punti di vista. Poi, salvo poi che mettono tipo le immagini da casa, presi così, non, non cita nessuno. Cioè, boh, vabbè. Se vuoi vedere il canino, boh, eh, non lo so, è eh, eh, tipo là. Forse provo a, a chiamarla. Birba? Ma è mezza sorda, pure, è vecchia, sicuramente non mi sente. Che poi, oltre a quelli a cui hai fatto la reaction, ne ha fatto uno diviso in due parti, raccapricciante. Beh, magari un'altra volta. Per oggi abbiamo già dato. Il contrabbassista, ma si sente che sono stati tutti male da come strutturano la sintassi? Sì, sì, è, esatto. Da come strutturano la sintassi, come si diceva prima, che mettono l'aggettivo prima del sostantivo, perché in inglese ovviamente è così, in italiano no. In inglese è the red car, ma in, in italiano non è la rossa macchina, cioè, capito? Lì invece lo mettono, lo mettono lì, il calvo ucari, invece che lo, lo, lo uacari calvo. Kaneki 009, la postura eretta nei serpenti ce l'hanno solo i cobra, allora vi non parlerei comunque di postura eretta, cioè possono alzare un attimino la parte davanti al corpo, ma postura eretta si intende l'umana, ecco. Diciamo. Io sorvolerei gli errori se almeno gli artwork fossero originali e piacevoli da guardare. Mh, neanche, cioè nel senso che sarebbe un prodotto a quel punto confezionato bene, ma comunque da un punto di vista contenutistico povero, perché fanno degli errori clamorosi. Cioè, capito? Cioè, anche prima quando parlavano del porcospino hanno, hanno fatto vedere un itterci americano, un riccio e un echidna. A caso. Cioè, veramente. Non, uh, boh. Ah, la carra, vero Gianlu, scusa, è vero. Non la macchina, ma la carra. <ride> che abbiamo visto anche stavolta, insomma. Sì, anche per me il modo di esporre le, le cose che fanno è fastidioso per via dei cosi grammaticali e dell'uso continuo di superlativi e, e aggettivi ridondanti, che proprio appesantiscono il discorso e lo, fanno proprio, lo rendono abbastanza. Ehm, come dire, difficile, difficile da capire. Cioè, da seguire. Uh, The Rongmaris fa una domanda sul pene dei dinosauri. Sappi che ci ho fatto un video intero. Quindi, se lo trovi su YouTube. Si chiama Come facevano sesso i dinosauri. Che. Cosa succede a 50.000 nematodi del canale? A 50.000 non lo so. A 50.000 e uno invece succede qualcosa. Ovviamente cannarsi, ovviamente un trabassista è <ride> l'adattamento a quello di cannarsi. Sì, ah ecco, leggevo in chat, non mi ricordo prima, ecco su cosa volevo tornare prima che suonassero. Che, no, no, scusate, non so chi l'ha detto. L'ha scritto dice, che i miei primi video sono qualitativamente top, meglio di questi. No, allora, ragazzi, i miei primi video fanno cacare. Cioè. E per quanto voi mi vogliate bene, bisogna essere oggettivi. Un giorno, se volete, si fa la reaction ai miei video. Visto che comunque in tanti la fanno, faccio la reaction ai video miei, i, proprio, i primi video del canale. Vi racconto tutte quante le cose, eccetera. In Dominus 25, come mai non fa più Gli spalco? con tu, perché faceva schifo anche quelli? Il modo di farli, ma. Se volete venire con me a Londra a marzo a vedere Crystal Palace eh, e poi che altro, eh, Crystal Palace, Zoo di Londra, Museo di storia naturale e Casa di Darwin, io ho organizzato un tour. Le prenotazioni sono qua. Ve lo lascio in chat. Quindi fondamentalmente. Eh, è il primo viaggio, diciamo, che ho organizzato con Ecoway eh, Travel E sarà, se tutto va bene, il primo di, di una lunga serie Quindi, diciamo, ecco Dicevo, per arrivare al discorso di Zoospark on Tour Per quel viaggio lì mi studierò bene come fare un vlog di viaggio Che sia gradevole eh, Prendendomi anche un po' di, di strumentazione in più Quindi comprandomi magari una GoPro Chiedendo un po' qualcosa Perché chiaramente è buono, ovviamente, anche a livello utilista, utilitaristico Per spammare il viaggio dopo per Quelli dopo Ma poi... Eh, bisogna anche eh, dire una cosa, ci vuole appunto un minimo di, di, di criterio, non so per farlo, mi, mi resta il ricordo, quindi voglio che sia un, anche un viaggio eh, filmato e strutturato benino, quindi ci studierò un po' sopra e mi comprerò per quella data qualcosa di eh, ovviamente più adatto, perché con la mia fotocamera fare i vlog non è possibile appunto. Ehm... Allora, Giacomo Prato bisogna essere maggiorenni? Sì, se i minorenni sono accompagnati. Devo, devono essere accompagnati questa è la cosa eh, comunque tendenzialmente eh, vi dico che eh, i miei video vecchi erano tremendi da un punto di vista mi chiedevate perché allora contenutistico in parte anche per il semplice fatto io quando ho iniziato a fare i video non, eh, non sapevo bene come utilizzare la letteratura scientifica ovviamente ho imparato dopo come usare le fonti come verificarle come diciamo esprimersi Uh, bene per non dare adito a fraintendimenti eccetera. Quelle sono tutte cose che vengono fuori l'esperienza e non ci si può fare nulla. Però, uh, vabbè, a livello tecnico ovviamente non ero minimamente competente. Non avevo mezzi di ora, cioè quindi. È ovvio che guardate adesso, fanno schifo, il mio video sull'Ambra che ho fatto adesso, che secondo me è un è abbastanza carino come video, comunque parlo di una cosa interessante, anche uma, uma, umanamente importante, eh, però appunto ho fatto un errore, ho, eh, ci sono le luci sparate e sono anche leggermentissimamente fuori fuoco. Ora, il, pro il problema è questo, è che io avendo una caviglia fratturata sto incominciando un po' a ricamminare, insomma, ovviamente mi ci vuole sempre le stampelle, però piccoli tratti per andare da qui alla porta posso anche, stando molto attento, farli, diciamo, eh, senza le stampelle... Un po' magari mi dice l'ortopedia, no, so un coglione, lo devi fare assolutamente martedì quando ci vuoi, però comunque, a parte questo. Eh, però, chiaramente, io eh, non ho una postazione fissa, purtroppo, ancora, quindi devo andare là, nel, in giardino, nella casina di legno, a filmare tutto, mi devo portare dietro l'attezzatura. quindi capite che farlo da solo, con una viglia rotta, non è esattamente la cosa più fattibile del mondo, chiaro. Però, c'è un però. Eh, la gente mi ha detto e mi fa anche piacere: Tipo ah guarda, ma, ma, ma l'importante è il contenuto, vai tranquillo. Perché l'ho detto su Instagram, nei primi commenti in evidenza, ragazzi, stavolta ve lo, deve, ve lo dovete fare andare bene così. Perché purtroppo è andata così. Da solo fa ste cose con un impedimento fisico non è facile. Ovviamente la gente è molto carina, molto comprensiva. Mi ha detto: Sì, ragazzi, dai, sì! Insomma, Willy va tranquillo. Tanto l'importante è il contenuto. No, l'importante non è solo il contenuto. Ora. Perché dopo tutti gli anni che io faccio questo lavoro, che mi sono impratichito a livello tecnico, ho investito appunto eh, imparando determinate cose nel montaggio, cercando di adattare un po' eh, eh, le mie esigenze al mio modo di montare, creando, provando a crearmi un pochino un mio stile, non, non che sia uno stile originale, attenzione, uno stile che vada bene per me, per i miei video che, che faccio, ho investito a livello di soldi per comprarmi la strumentazione migliore, ho investito appunto per la location, tutto quanto, ora non vale più... L'importante è il contenuto No, perché ora a livello tecnico Dopo questo investimento, siccome io ci tengo Che questo sia un lavoro e che sia una cosa professionale Non va più bene Dire l'importante è il contenuto No, l'importante è il contenuto Ed è fondamentale, perché ovviamente La mia attività si basa su quello, ma La qualità tecnica E il discorso che c'è a livello estetico E a livello tecnico è ugualmente importante A questo punto Questo voglio che la gente lo capisca Perché fondamentalmente eh, cioè, non, non vi dovete accontentare. Ecco questo, questo, ve lo dico. È molto carino che se ne parlava proprio di questa cosa sul gruppo di Patron ieri. È molto carino che eh, ci siano tantissime persone che stimano il mio lavoro e che dicono: 'Ah, ragazzi, ma, ma te sei un grande'. Insomma, perché salvo restando, che a me quando mi dicono 'Sei grande', sei il numero uno, mi, mi fa quasi venire nervoso. Perché non, non è vero, però, vabbè, a parte questo. Però comunque, al di là dei complimenti medi della serie, guarda, fai un buon lavoro, apprezzo il tuo lavoro, mi piace. E io, ovviamente ringrazio tantissimo perché non è scontato che uno lo apprezzi. Però quello che vorrei passare è che comunque dovete essere un minimo esigenti. Nel senso che, per quanto io non sono uno che digerisce bene le critiche, anche quelle poste bene, perché comunque fondamentalmente su tante cose sono una persona sicura. Quindi, ovviamente, sono di fa critiche. Eh, nel senso, per quanto capisca... Il motivo, parlando ovviamente di critiche costruite ed educate eh. Eh, ringrazio sempre per questa cosa eh, però ecco ovviamente le critiche ci vogliono per migliorare il feedback ne sono una prova i video con gli artisti che comunque li ho migliorati nel tempo sei medio sei il numero 5 grazie mille grazie mille <ride> grazie Fosso di Helm eh, top, top nome utente tra l'altro comunque fondamentalmente eh, quello che voglio che passi è questo: cioè, non dovete essere tipo solo perché mi volete bene dire, ah, qualunque cosa fai va bene. No, non va bene qualunque cosa faccio. Io ci tengo a fare le cose sempre nel modo migliore che posso nel momento in cui posso farle, quindi ad essere sotto quel punto di vista inattaccabile, mettiamola così, ma perché ci tengo a fare un lavoro di qualità. Però non, non vorrei evitare in futuro, anche se ovviamente ve lo dico e ci sto malissimo perché io le critiche non le digerisco Però vorrei evitare in futuro che alla eh, gente se faccio tipo un video fuori fuoco Mi dice tipo, ha uh, fatto eh ma va bene uguale No, nel senso, guarda vale, il video è interessante, è peccato però che fosse fuori fuoco, aspetta Cioè, nel senso, mm, non so come dirvelo Se ne parlava proprio di stato sul, sul gruppo di Patreon E. Cioè, eh, nel senso, non so se mi sono spiegato, probabilmente no, vabbè, comunque, ecco. Non lo so. Ho scoperto un canale ufficiale di un canale televisivo coreano che ricarica gli scontri di Jurassic Fight Club. Ok. Si potrebbe fare una reaction un giorno, ma eh, ho paura per il copyright, quindi non lo faccio ancora. Pollo cibernetico, ma quindi scusa ci vuoi Pignoli? No, non è che vuoi... in un certo senso, cioè della serie, l'importante è che eh, il bene per me, che potete più o meno avere, non sovrasti la voglia di farmi una critica costruttiva. Questo, diciamo. Quindi se vuoi sì, Pignoli, ecco. Willy, come si fa a far superare la melisofobia ad una persona? Pesca, allora la melisofobia è quella della paura delle api, tipo? O roba del genere? Aspetta, un attimo. Mesofobia. Paura delle api. E allora, l'unico modo secondo me per eh, superare una fobia, anche se le fobie sono difficili da superare, rendo conto, ehm, è cominciare a informarsi su quella cosa lì. Non ovviamente pianta piantandosi davanti a un'arnia piena di api, se no è la fine, però... Secondo me, prima cercare di leggere un libro sulle api, dove non ci sono le figure, sono un saggio sulle api, ce ne sono un sacco, va bene, di saggi sulle api. Leggere un saggio sulle api dove non ci sono le figure, quando poi le avrai trovate magari interessanti, ti cerchi qualcosa dove ci sono magari le figure, un qualcosa di più illustrato. Poi da lì i video, i documentari, eccetera, osservazioni in natura e poi pian pianino cercare di comprendere e capire eh, un altro organismo di modo da. Da informarsi su di lui, alla fine è, la, è con la conoscenza che va via la paura. Questo vale in base per tutti i campi dello scibile, non, non parlando solo di insetti. Ecco, mettiamola così: Indominus 25 è normale che su internet mi dia che tutti i musei del mondo siano temporaneamente chiusi? Non ne ho idea, qualcuno sarà sicuramente ancora chiuso. Fox Nerolf, tu hai qualche fobia? Io sono un po' talassofobico, mi fa paura il mare, giusto? E non, ho, e non sopporto guardare i ragni negli occhi. Non ho fobia in particolare io. O, meglio, aspetta. Mi, io sono, soffro di vertigini un po'. Cioè, mi, le altezze mi fanno paura. Quello sì. E vada bene, non è che io prendo l'aereo normalmente. Ovviamente, non che sia un cuor di, <coughs> di leone, che guardi volentieri. Oh, che bello, sono a chilometri d'altezza. Cioè. Però, lo, lo prendo tranquillamente l'aeroplano. Mi fa più paura. Le, le altezze medie, cioè tipo un terrazzo al terzo piano mi fa molto più paura tipo di un, di un aereo, capito? <coughs> Ciao, qualche consiglio per chi vuole iniziare a fare divulgazione su Twitch, YouTube, cortocircuito, podcast e... È un po', un po lunga a spiegare il cortocircuito, eh. Non, cioè non posso dirti... Non è un discorso che ti posso dire... Fai così della serie. Bassi, sì, dai, stai attento a queste due cose e va tutto bene, no? Cioè, anche perché la divulgazione. Bisogna, ci faccio una live. Facciamo così: mi segno la live su come si fa la divulgazione. Cioè, poi è brutto come si fa la divulgazione, nel senso che, che sembra che tipo faccia la lezione perché io lo so più di tutti, eccetera. Non voglio passare da presuntuoso, anzi, io sono il primo che deve imparare. Però è interessante parlarne, secondo me. E potremmo parlarne non è una brutta idea ma ha dato una, bu una buona idea so che magari ti piaceva avere la, la, la risposta subito pronta però purtroppo queste sono cose che non non c'è una risposta pronta che puoi avere subito sono robe però è interessante sta cosa grazie per l'idea questa ce la teniamo buona Animali esotici, imperatore di Nofrazia, solo i pleurodeles, penso, sì Un canale sulla botanica, Emprosneo, se lo apri c'hai la mia benedizione totale Perché non c'è nessuno su YouTube che parla di botanica In senso proprio come uno parla di zoologia degli animali, eccetera ehm, Botanica, non c'è nessuno davvero, quindi, boh, davvero Comunque, eh, detto questo, ragazzi vi ricordo che mi potete seguire su YouTube, su Instagram, su Twitch, ci siete già, su Spotify. E che... Eh, eh, Ma cascata, scusa, aspetta, un tuo patron lo fa Willy, che cosa? Mi sono perso il discorso Leo, Co cosa fa un, un mio patron? Non mi ricordo di che cosa stava parlando. Ah, viaggio nell'agrosfera, sì. Nel senso, ok. Ehm, però, comunque sia, è, è più a livello agronomico, appunto. Attenzione. Perché fondamentalmente io parlavo proprio di come fa. Tipo zoologia però per le piante, cioè botanica, cioè l'evoluzione delle piante, le strategie, gli adattamenti, la competizione tra piante, eh, come diciamo si coevolvono tra di loro in modo competitivo. Io sto parlando di questo tipo di cose. La cosa che faccio io per gli animali ma per le piante. Tipo pure le storie, tipo delle scoperte più interessanti dei botanici, vittoriani, roba. Io stavo parlando di questo tipo di cose. Comunque. Comunque. E... Mh... Sì che nulla Questo fondamentalmente le cose che poi volevo dire erano queste Allora ragazzi <coughs> Sì esatto sp spammalo, spammalo Davide Elena eh, no. Stavo andando a cercarlo io in realtà appunto Per, per metterlo ora mm -mm 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 Lo metto questo Aspetta Ecco Lo metto io Vai ragazzi Oh l'ha messo Contemporaneamente anche Elena Vabbè uguale <ride> Niente Fondamentalmente ehm, Questo Andate un'occhiata al, al canale di Davide Se vi interessa Il discorso della, della divulgazione A livello di piante Però appunto Da un punto di vista agronomico Ecco Niente ragazzi Io vi ricordo eh, Tutti i miei social Ve li ho fatti vedere Vi ho ehm, Detto anche Il discorso Del Patreon Ovviamente Quindi se eh, ovviamente volete sostenere il mio progetto in eh, modo appunto tutto più intimo per così dire con il gruppo Patreon, eh, il, su Telegram, il eh, merchandise ufficiale eccetera eccetera vi ho messo appunto il link di Patreon Ma purtroppo sono in ritardo con i pacchetti perché ovviamente non posso andare alle poste per via della gamba quindi, purtroppo, insomma, c'è cioè, sono, sono, questo problema. Vabbè, ragazzi, poi recupero. E vi ricordo naturalmente che ci sono state già le prime prenotazioni per il mio viaggio a Londra. Che vi lascio in chat. Si parla del 31 eh, Scusa, del, dal 21 al 24 marzo 2021: Crystal Palace, Zoo di Londra, Museo di Storia Naturale e Casa di Darwin. Se volete venire, vi lascio, vi lascio il link In eh, in chat. A posto. Quindi grazie mille Elena per aver messo in viaggio con Willy, grazie mille a Memod, Elena e Luca. E grazie mille tra l'altro a voi perché ehm, mi fate un sacco di compagnia, mi fa molto piacere i miei contenuti. Vi piacciono anche trovate anche qualcosa di sensato nelle reaction. A cazzo, così, perché comunque c'è un po' di, di. di. come dire? Un po' di pretesti per parlare dei miei anima, animalacci, ok? Canvas ho finito BNA, esatto. Fra un paio di live ti tocca il richiamo, eh, boia. Lo so, lo so. Luca. Tra un po', po' si sì, sblocca il cinghiale parabolio. Quindi chi se lo chiede? Però Luca Bari, eh, perché in quanto mod è il doppio delle animatore ogni live. Quindi, beh. La qualità sei tu, vabbè, Luca. Troppo buono. Cioè. Mi bacchetti. No, oh, dai. Mi, nel senso. So che lo pensi. Perché, insomma, se no non eri mio patron. Se no, comunque, quando mi devi bacchettare. Perché faccio le cappellate su, su Streamlabs lo fai quindi. Ti ringrazio. Comunque, allora ecco, del co-creating vediamo, nel senso. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare il co-creating degli animali, ma appunto ci informeremo. Se ci si riesce, bene. Comunque. Buona ragazzi, ci vediamo. Grazie mille, statemi bene, buona serata e a presto.